Dagli studi di Radio Gela Express, Franco Gallo conduce Lo dico alla radio. Lo dico alla radio, in onda su tutta la piattaforma mediatica di Radio Gela Express, in FM e sull'app, in video sul sito web e sulle pagine social Radio Gela Express. Lo dico alla radio, in diretta il lunedì e il mercoledì alle 18.30, in replica il martedì e il giovedì mattina alle 7.30. Lo dico alla radio, approfondimento socio-politico-culturale sui fatti più importanti del nostro territorio, raccontati da opinionisti e amministratori a confronto. Lo dico alla radio, 13ª edizione. GB Food and Drink. Io ho scelto GB. GB è bar, sala da tè e aperitivi importanti ad ogni ora del giorno. Io mi servo solo da GB. GB è pasticceria a 360 gradi, dal dolce tradizionale a quello siciliano. GB, buono come da noi. GB, strada statale 115 Gela Licata, sul web e su tutti i social. Puccio Impianti. www.puccioimpianti.com. Oggi il digitale è a pieno servizio dell'ortodonzia. Attraverso l'acquisizione di una scansione intraorale è possibile pianificare digitalmente l'ortodonzia classica vestibolare, ma anche la linguale e quella con gli allineatori, per una previsione e predicibilità di trattamento assoluta. Ambulatori odontoiatrici Pepe, a Gela in via Ivrea 4, sul web e su tutti i social. PLM Engineering Group SRL, experience where we are, communication, flexibility. La PLM Engineering Group SRL è presente in tutto il mondo, fornisce un servizio attento e dettagliato nell'ambito della costruzione e manutenzione meccanica ed elettrostrumentale, e operativamente attiva in raffinerie, impianti petrolchimici, trattamento fumi, opifici industriali, impianti di cogenerazione, aeroporti. PLM Engineering Group SRL, manutenzioni impianti industriali, costruzioni skids, prefabbricazioni e montaggi. PLM Engineering Group SRL, la risorsa umana è il nostro background. Presenti sui social, LinkedIn, Facebook e Twitter. Sede legale a Milano, in via Tommaso Gulli 36. Sede amministrativa a Gela, in via Pozzillo 105. Sarto Assicurazioni, il punto di riferimento di due grandi compagnie assicurative, Allianz Assicurazioni e Aviva Assicurazioni. L'agenzia Sarto Assicurazioni si distingue per la capacità di offrire soluzioni personalizzate e su misura, dalla RC Auto alla responsabilità civile per professionisti. Sarto Assicurazioni, un'agenzia affermata e distinta nel settore assicurativo, finanziario e della sicurezza. Si trova a Gela in via Generale Cascino 68 e a Licata in corso Roma 20. Su Facebook Sarto Assicurazioni. La RSA Caposoprano è una struttura di ricovero che garantisce un'assistenza sanitaria integrata di alto livello tutelare e alberghiera. La missione della RSA Caposoprano è la centralità del paziente, la cura e la professionalità dei sanitari. La RSA Caposoprano è una struttura accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Regionale, destinata ad accogliere chi ha superato un episodio acuto, ha la necessità di riabilitazione psicofisica, assicurando una continuità assistenziale. La RSA Caposoprano è specializzata nella riabilitazione dei pazienti post-Covid-19. RSA Caposoprano, via Palazzi 217, Gela. E 45, buon pomeriggio, ben ritrovati, appuntamento di metà settimana di Lo dico alla radio. Buonasera a voi da Franco Gallo, dal nostro regista Enzo Cusumano, e buonasera a quanti, già tanti, ci stanno seguendo sul nostro profilo Facebook, oltre che sullo streaming live. Grazie, grazie a tutti, come sempre numerosi, affettuosi,
non sapete neanche di cosa parleremo, quali saranno i nostri ospiti, ma voi siete lì fiduciosi, come sempre affettuosi, con tanta tanta attenzione. Orazio Caiola e Vincenzo Pisano si aggiudicano oggi il premio Simpatia, i primi che sono arrivati sullo streaming live a mettere i loro like e i loro saluti. A proposito di saluti, saluto velocemente coloro che sono già con noi collegati, i tanti soprattutto che hanno avuto il piacere di condividere la nostra trasmissione. Noi sapete siamo radio, perché ci chiamiamo Lo Dico la Radio mica per caso, ma siamo anche sui social, siamo anche in video, per cui potete seguirci come volete in tanti modi. Grazie per i saluti ad Orazio Caiola, Antonio Scialfa, Orazio Mili, Enzo Nicosia, Paolo Scicolone, Gianfranco Alessi, Maria Grazia Incardona, Massimiliano Giorrannello, Fabio Garufo da Butera, l'amico e collega Enzo Sortino da Lentini. Caro Enzo, sei sempre davvero carinissimo, grazie anche a te. E poi ancora i soliti Vincenzo Pisano e Lidia Minardi, Sicilian Hunter, gli amici del quotidiano online Lettera Gigela, e ancora tanti, Vincenzo Insalaco, Paolo Comandatore, numerosissimi come sempre, Marco Maniglia, Fabio Zuppardo e Paolo Scicolone. Dobbiamo cominciare, anche perché vi accorgerete, puntata molto molto interessante, con ospiti vari e con argomenti che come sempre ruotano comunque attorno a Gela e dai gelesi. Vado subito a salutare il primo ospite, che gelese non è, ma che conosce molto bene Gela per la sua lunga e onorata e prestigiosa professione. Abbiamo il piacere di avere telefonicamente con noi, collegato da Catania, il direttore del quotidiano La Sicilia, Antonello Piraneo. Buonasera direttore, ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a voi dell'occasione per poter parlare del nostro lavoro, di Gela, di cosa significa essere un giornale del territorio. Assolutamente. Soprattutto di una città come Gela. E poi non un giornale qualsiasi, direttore, permettimi, il giornale che storicamente è stato sempre il giornale dei gelesi, quello più letto, quello più diffuso, quello più amato, quello più apprezzato, per cui non parliamo, come si suol dire, di un giornale qualsiasi. Ma a proposito di giornali, direttore, voglio subito cominciare, perché tra gli amici che ci stanno seguendo e che ci danno davvero grande simpatia nei nostri confronti, ci sono i colleghi di un quotidiano online, Lettera G, Gela. Noi tra l'altro siamo in diretta anche su un altro quotidiano online, che è nel nostro gruppo, diciamo, editoriale di Radio Gela Express, che è il Gazzettino di Gela. Ma un giornale cartaceo, direttore, come può difendersi e come riesce ancora oggi a difendersi dalla, tra virgolette, simpaticamente lo dico, aggressione di questi quotidiani online, o comunque del giornalismo che oramai è più sui social che altro? Ma si difende non dimenticando qual è la nostra mission, come dicono quelli bravi, ovvero avere essere attendibili, autorevoli, verificare le fonti, non accontentarsi della post-verità, quella che è chiamata post-verità, il post che diventa articolo, diventa verità, diventa giudizio unanime per tutti. Non è così, fortunatamente, purtroppo, nel senso purtroppo, perché anche noi cresciamo, abbiamo generazioni di ragazzi, ma non soltanto di ragazzi, che ormai si abbeverano sui social come se fossero la fonte primaria di informazione. Purtroppo così non è, e per fortuna, perché chi si rende conto che così non è sa di dover rifugiarsi con e senza virgolette in un mezzo di informazione tradizionale, che poi sia cartaceo, non cartaceo, che sia una TV, una radio, l'importante è che dietro ci sia una mediazione giornalistica, una mediazione professionale, professionistica, che ci consente di distinguere il vero dal verosimile, dalla fake news, dall'inventato. Cioè, insomma, il giornale e tutti i mezzi, io ripeto, sono abbastanza laico da questo punto di vista, tutti i mezzi di informazione che vengono lavorati, pensati, organizzati come un giornale, come un cinema, cioè, insomma, con la mediazione giornalistica riescono a far capire che l'asino non vola e più probabilmente i marziani non circolano per le nostre strade. Ma in questo senso il giornale ha ancora un ruolo, ha ancora un peso. Ora, voglio dire, uno che va in edicola e prende un quotidiano cartaceo come La Sicilia va, come si suol dire, sul sicuro, no? Ma istruzioni per l'uso, direttore, per chi invece naviga e le notizie le prende dai social, istruzioni per l'uso per evitare che ci siano il più delle volte fake news che ti portano fuori strada, quali potrebbero essere le istruzioni per l'uso? La pandemia, tra i tanti effetti diretti e indiretti, ovviamente questo sarebbe un effetto indiretto,
porta con sé anche questo, nel senso che la terminologia, questo neologismo fake news è stato amplificato, esaltato da questi tragici, lunghi, lunghissimi mesi della pandemia. Attorno alla pandemia si sono sviluppate una quantità, migliaia, c'era uno studio universitario che contagiava in 300 fake news giornaliere prodotte in tutto il mondo, ovviamente non soltanto in Italia, tutto il mondo attorno al tema caldissimo, accesissimo della pandemia, come si è diffuso, i pipistrelli, il laboratorio di Wuhan, una fuga fatta, questo virus è stato fatto scappare apposta per decimare la popolazione in risposta alla polemica sui dazi. Si è sentito, ne abbiamo sentite, quante ne abbiamo sentite? Allora, questa fase qua ci ha fatto capire che bisogna stare attenti a dove si clicca. Io non sono sono un cittadino di questo tempo, un residente di questo mondo, abito in questo mondo e questo mondo mi devo far piacere e devo confrontarmi in questo mondo. Quindi se io ho lo smartphone, i miei figli hanno lo smartphone e stanno tutto il giorno attorno allo smartphone, un'avvertenza, come dici tu, gliela dobbiamo dare, che è quella di stare attenti a cosa cliccano. Se io di rimbalzo sui social arrivano che Alessandro Manzoni è morto ieri, voglio dire, bisogna stare attenti, ripeto, andiamo sui social, andiamo sui siti, ma stiamo attenti a cosa facciamo. Voglio ritrovare i miei compagni di classe e allora vado su Facebook, voglio sapere, voglio avere un'opinione, voglio confrontare la mia opinione sull'universo mondo, faccio un post e vedo che cosa mi arriva a cascata in risposta e chi è d'accordo, e quelle sono delle opinioni. I fatti sono altre cose, e per i fatti bisogna, per capire cosa accade e poi farsi una propria opinione, per carità, che quale che sia è legittima, l'importante è che sia propria, occorre andare sui mezzi di informazione, cartacee o digitali, cambia poco se c'è lo stesso approccio. Assolutamente sì. Parlava di neologismi il direttore, uno di questi appunto era fake news. Direi che da un anno e mezzo a questa parte, direttore, abbiamo dovuto fare anche i conti con un altro neologismo che riguarda anche la nostra professione, e cioè questo neologismo che è l'infodemia, cioè oramai praticamente c'è una sorta di informazione a parte che riguarda solo la pandemia, e questa infodemia però più delle volte ha procurato più confusione che altro. Ci hanno messo molto di loro anche i professionisti del settore, parlo dei virologi, parlo dei medici. Io ho una bambina di 12 anni che proprio ieri mi diceva: papà, ma scusami, c'era un virologo che parlava su Italia 1 e diceva dei vaccini una cosa, poi hai cambiato canale, su un altro canale c'era un altro virologo e sullo stesso argomento diceva una cosa contraria. Quindi voglio dire, la confusione purtroppo l'hanno anche creata gli addetti ai lavori, e questo è gravissimo. Però giornalisticamente parlando, direttore, l'infodemia non c'è dubbio che oramai ha preso piede anche nel campo del giornalismo. Sì, assolutamente, questa diciamo è una colpa, voglio dire, che dobbiamo fare ammenda per aver favorito questo neologismo infodemia. Però devo dire che noi stiamo vivendo, fortunatamente ne stiamo per venire fuori, comunque abbiamo vissuto una stagione che è di guerra, e ai noi di guerra si è dovuto parlare. Noi come ci siamo difesi per evitare che ci sia questa escalation di sovraesposizione di virologi, che tra l'altro si contraddicono, perché basterebbe semplicemente dire: guardate, stiamo affrontando qualcosa di cui ancora sappiamo poco, dei vaccini. Vuol dire, noi abbiamo pubblicato giorni fa, e l'ho voluto esaltare sul nostro giornale, che siamo a 40 anni dalla scoperta dell'AIDS, del virus dell'HIV, e non c'è un vaccino. Qui stiamo parlando di una malattia che ci è piovuta addosso un anno e mezzo fa, e già siamo a un vaccino. Il già sottintende però che qualche rischio lo dobbiamo assumere. Ne sappiamo poco, e della malattia e di tutto ciò che ruota. E quindi diciamo, i virologi, ai noi, sono stati i protagonisti più o meno. Sono diventate delle star televisive, direttore, esatto, questa è la verità. Direi non tanto loro malgrado, perché poi ciascuno di loro... Alcuni ci hanno marciato e lo hanno persino detto in maniera anche sincera. Voglio dire, ma era pressoché inevitabile che accadesse, ripeto, perché abbiamo affrontato non qualcosa di importante, abbiamo affrontato una guerra contro un nemico che si è conosciuto da poco e non ne sappiamo ancora tantissimo. Direttore, come ti spieghi e come ci spieghi che rispetto allo scorso anno, siamo
oramai alle porte, anzi quasi dentro l'estate. Tra qualche giorno ci sarà il solstizio d'estate, quindi entreremo ufficialmente nella stagione estiva. Ma noi in Sicilia lo scorso anno di questi tempi sembravamo una regione che se l'era cavata alla grande con il Covid, numeri molto bassi, eravamo sempre nelle ultime posizioni per numeri di contagiati. Oramai da mesi a questa parte il report quotidiano ci dice che siamo, se non al primo, al secondo posto al massimo come numero di contagiati. Perché ci stiamo arrivando in queste condizioni affannose quest'estate, dopo un anno e mezzo di pandemia qui in Sicilia? Questa è una bella domanda e le risposte non sono certe. Sicuramente una però mi sento di poterla dire. Ricorderete che la scorsa estate si parlava moltissimo del rischio migranti. Sì. Sembrava che noi fossimo un'oasi felice e che questi poveri disgraziati che vengono dall'altra parte del Mediterraneo ci infestassero. Così ahimè non è, loro sono le persone paradossalmente più controllate, perché arrivano, sono blindate, vanno su una nave quarantena a prescindere. Quindi ecco, abbiamo capito una cosa, tante cose non abbiamo capito. Abbiamo capito sicuramente che quello dell'emergenza migranti con la diffusione del virus purtroppo era un falso problema, anche se appena ieri si è diffusa questa voce secondo cui alcuni dei migranti sbarcati in questi giorni di ripresa di sbarchi a Lampedusa portavano con sé la variante Delta. Ma fatta salva questa bolla, caso diciamo, non, ecco, il problema non erano i migranti, il problema è stato una faciloneria non tanto delle istituzioni ma di noi cittadini, come abbiamo affrontato questa ondata di ottimismo che sembrava circolare la scorsa estate da noi come in altre parti. La Sardegna è stata la prima regione bianca e è tornata dopo 15 giorni a essere rossa, perché purtroppo il virus non era andato via, è continuato a circolare. Noi Catania, per esempio, parlo da qui, parlo dalla sede del giornale, abbiamo una movida che ha accezioni positive ma accezioni negative. Ci sono delle vie strettissime, piene di locali, in 140 metri c'è stato un calcolo dei residenti, in 140 metri ci sono 15 locali, appena c'è stato un minimo di allentamento dell'attenzione delle persone, delle forze dell'ordine, ripeto, 14 locali in 140 metri, voglio dire, significa altro che distanziamento, è impossibile da garantire, e questa è una possibile concausa quantomeno della circolazione del virus con picchi abbastanza alti. E poi ci sono state delle condizioni della sanità pubblica che non mediamente non eccelle, no? Ecco, a proposito di sanità pubblica, direttore, entriamo piano piano, siamo partiti da un po' lontano, adesso entriamo proprio in Sicilia, poi ti porterò anche per mano a Gela, ma intanto Sicilia e sanità pubblica, qual è il tuo pensiero a distanza oramai di qualche mese, di un paio di mesi, della vicenda che ha investito il governo regionale Musumeci su questa vicenda sanità e che hanno portato alle dimissioni dell'assessore Razza, che ora è tornato tra l'altro al suo posto? Ma insomma, questa vicenda con quella famosa frase "spalmiamo i morti" eccetera eccetera, secondo te il pensiero, diciamo, che ti sei fatto di questa vicenda qual è? Ma allora, senza entrare nel merito dell'inchiesta, non compete a noi, ecco andremo a fare un mestiere che non è proprio il nostro, no? Però, anche se spesso i giornalisti lo fanno, comunque si cimentano. Esatto, un'idea però ce la possiamo fare. Uno, quella è stata una frase infelice, lo stesso assessore, ex e adesso di nuovo assessore alla salute, Ruggero Razza, persona seria, un professionista, un avvocato di sobrietà, riconosciutagli a prescindere dall'appartenenza e dall'esperienza politica, è stata una frase almeno infelice, almeno lui ha chiesto scusa parlando di frase infelice, perché ovviamente di fronte a una vita, io ho scritto, ho avuto modo di scrivere all'indomani dell'esplodere dello scandalo, che i morti si piangono e non si spalmano, punto, non si spalmano, si piangono, punto, e si ricordano, stop. Tutto il resto attiene a una e sarà la magistratura a dover chiarire se la frase infelice è dovuta soltanto a un problema di stanchezza, di gergo. Io mi rendo conto ogni tanto che se intercettassero ciò che ci si dice tra colleghi con toni da caserma, chissà che cosa verrebbe fuori, se una trascrizione mi farebbe non ridire probabilmente di ciò che dico. Se è un problema di scivolone, di così gergale, uno scivolone gergale, o se al contrario
si tratta di una costruzione di un teorema. Io il mercoledì do dei dati per evitare che il venerdì il CTS nazionale, il governo nazionale, mi inserisca in una determinata fascia. Gli esperti di diritto si parlano di falso innocuo. Se io, e questo è il discrimine, no? Se io sposto tra un giorno e l'altro per la frenesia di avere i dati aggiornati, per difficoltà nella piattaforma, allora magari è un falso innocuo. Se sposto 10 morti in più o in meno per evitare che la regione da fascia gialla diventi fascia arancione, è una cosa, voglio dire, c'è un atteggiamento ovviamente diverso. Quello che sicuramente mi sento di dire, ecco, mi sento di commentare senza entrare nel merito dell'inchiesta, e credo che possa emergere con serenità, e le autorità regionali dovrebbero avere l'onestà intellettuale di riconoscerlo, che nei giorni caldi bastava dire, come io avrei detto, guardate, siamo in una fase, questa è una guerra, c'è un nemico che non conosciamo, non è vero che va tutto bene, non è vero che i report sono puntuali, perché stiamo affrontando una cosa enorme. Probabilmente se fosse detto questo, si sarebbe evitato anche di scoprire, come se fosse all'improvviso, ma come la piattaforma, non, cosa che sta avvenendo fuori, no? nelle memorie difensive, al di là di quelle dell'assessore Razza, che ancora non è stato sentito dalle autorità competenti, che adesso sono quelle di Palermo rispetto a Trapani che avrebbe inchiesta, i funzionari nelle memorie si difendono dicendo che era un problema della piattaforma, che non funzionava, che non si capiva chi doveva dare i dati a chi. Ecco, avessero detto prima con molta onestà intellettuale, non è vero che tutto va bene, non è vero che i giornali amplifichino, perché è stato detto pure questo, che i giornali amplifichino le cattive notizie, che si pretende, eccetera, eccetera. Bastava affacciarsi alla finestra e dire attenzione, alla finestra dell'informazione, e dire attenzione, qui stiamo combattendo una guerra, nessuno ne sa nulla, anche i tedeschi, per i quali noi diciamo i tedeschi, anche i tedeschi annaspano, anche la Merkel è andata in TV a piangere perché non sapeva come venire fuori da questa tragedia immane che ci è caduta sulla testa, e noi stiamo affrontando, non sappiamo se questi dati e le piattaforme funzionano, si incrociano tra la piattaforma nazionale, quella locale e quella regionale. Bastava dire questo per evitare di scoprire all'improvviso che qualcosa non andava. Poi dire che si spalmano i morti è una frase bene che vada infelice. E lo ha riconosciuto anche l'assessore Razza, sì, che di tale, diciamo così, scivolone si è trattato. Direttore, devi sapere che questa trasmissione, io la inizio sempre con una piccola rubrichetta che dura 40 secondi, che oggi ho voluto, come dire, mettere da parte per tuo rispetto, per non farti ancora attendere in linea, perché sapevo che la regia ti aveva già collegato, no? Che è una rubrichetta che si intitola Mai mai possibile che, con 3 o 4 puntini di sospensione. E dietro c'è praticamente le vicende che nella stretta attualità accadono in questa città. Ti porto nelle mie città con quello che sarebbe stato eventualmente oggi il mai mai possibile che. Perché avrei detto, ma è mai possibile che una città come quella che vivo quotidianamente, che ha avuto per 50 anni la presenza di un'industria pesante che ha inquinato, devastato, distrutto materialmente un territorio che è tra l'altro baciato dalla natura e dal buon Dio, perché è vocato a tutto questo territorio, direttore, ma tranne che alla presenza dell'industria pesante. Però dico, ma è mai possibile che dopo 50 anni di inquinamento pesante la regione se la pensa e decide di fare diventare Gela la pattumiera della Sicilia, perché con il problema delle discariche di Lentini, di Bellolampo e di Messina, dove si va a scaricare per 5-6 mesi il pattume di mezza e più Sicilia, nella discarica di Gela, che a quanto pare stanno ampliando proprio perché deve cercare di far fronte a questo problema delle discariche siciliane. Cioè, ma giusto in una città che ha già pagato un pegno pesantissimo, e tu, in quanto direttore di questo giornale così prestigioso ed importante, che si è sempre occupato con tanta attenzione di Gela, sai che piaghe ha dovuto avere questa città, sai che pegni, che pedaggi ha dovuto pagare all'inquinamento e all'industria pesante. Cioè, giusto qui tu porti il pattume di mezza Sicilia. Che ne pensa di questa cosa il direttore della Sicilia? Allora, devo dire che qui c'è un doppio atavico problema. Uno è quello di Gela e del risarcimento che una città come Gela dovrebbe meritare, dovrebbe avere da parte di tutti per essere stata devastata dall'illusione, sedotta e abbandonata dal lavoro, certo, sicuro, per sempre, per carità, voglio dire, decenni di lavoro ci sono stato, ma diciamo la vocazione
della città doveva essere un'altra, era un'altra, ed è cresciuta a dismisura con le devianze, con tutto ciò che ne ha comportato anche sul piano del sociale, no? del vissuto quotidiano di una città come Gela, che è una cosa è diventata un'altra, gonfiata nel numero degli abitanti, nel numero dei problemi, tutto ciò che sappiamo è formarci noto. Quindi che Gela, così come Melilli dall'altra parte, Priolo, Siracusa, meriterebbero un risarcimento, perché la nostra vocazione, lo stiamo riscoprendo adesso, sarebbe quella del turismo, addirittura del turismo. E il risarcimento qual è? Ampliare una discarica all'inverosimile per portare il... Confronta questo tavico problema, il quale risarcimento, col problema dei rifiuti, che è un altro problema, è un bubbone, che non, nessun governo regionale ha avuto la forza e il coraggio di affrontare con la determinazione che dovrebbe fare. Allora, uno, la differenziata ovviamente è un qualcosa, non è un orpello dell'Europa cattiva che ci vuole, che ci fa piovere dall'alto, la differenziata è un'esigenza per evitare che i rifiuti si ammassino nelle discariche, che ovviamente sono grandi, enormi, ma poi diventano piccole di fronte alle tonnellate che continuano a riversarsi per essere smaltite. I termovalorizzatori. I termovalorizzatori non possono essere l'altra faccia di un dibattito ideologico come quello, come se fosse il ponte sullo stretto. I termovalorizzatori. Andiamo a vedere cosa accade in altre realtà più evolute. Ne faccio un esempio. Faccio l'esempio soltanto di Copenaghen. Sul termovalorizzatore, Copenaghen non è una pista, diciamo, di l'ultimo, cioè una pista non è di proprio sci. L'ultimo posto del mondo, no? È una città importante, la Danimarca è una città che ci insegna tanta roba. Lì hanno fatto sul tetto del termovalorizzatore c'è una pista da sci. Ora io non dico che noi andremo a farci il bagno sulla piscina che si fa sul tetto di un ipotetico termovalorizzatore, ma sicuramente non se ne deve fare un problema ideologico. Giovano, le tecnologie hanno cambiato, hanno reso meno invivibile le aree attorno ai termovalorizzatori? Sì, no, ci si confronta e si vede. Io sono stato per non andare a Copenaghen tra Lecco e Como per vedere come i giornali locali stavano affrontando, ai noi, quella che già una rivoluzione tecnologica fa. Andiamo a vedere cosa accadeva in quei giornali in qualche maniera assimilabile al nostro, e vedevo una struttura enorme passando con la macchina, e il tassista ci disse: quello è il termovalorizzatore che ci dà energia, ci dà l'energia elettrica, noi paghiamo poche bollette per questo qua, abbiamo bollette non esose per in virtù di questo. Allora il dibattito non deve essere ideologico, deve essere concreto. Dopodiché, se si ha paura che dietro un termovalorizzatore ci possa essere il business del crimine organizzato, si affidano le chiavi al generalissimo della Guardia di Finanza, ai prefetti, e sì, va avanti. Non può essere tutto un alibi, un rinviare a chissà che cosa, perché chissà che cosa poi si traduce, come giustamente rilevavi tu, nel individuare un posto meno fortunato degli altri e riversarci sopra la immondizia che poi non si ha neanche la forza, qui economica, di esportare in Bulgaria, la stessa Danimarca o altrove, perché ovviamente poi andrebbe a ricadere sull'entità dell'Atari, no? E quindi non si ha neanche il coraggio, giustamente, dico, la forza economica di portare i rifiuti fuori. Direttore, 5 anni fa 24.000 gelesi, mica 1, 2, 3, 4, 24.000 su un totale di aventi diritto al voto di 45.000, quindi più del 50%, insomma una domenica mattina di luglio, invece che andarsene a mare a prendersi il sole e quant'altro, decisero di andare a votare per un referendum che era quello di, si chiedeva testualmente, volete restare con Caltanissetta provincia o volete uscire da Caltanissetta e andare con Catania provincia? Bene, 24.000 gelesi su 24.000 votarono per passare con Catania. Un referendum che tra l'altro ad oggi è stato assolutamente calpestato dalla politica, da chi avrebbe dovuto prendere quel risultato così schiacciante e farne qualcosa di più che non carta straccia. Da Catania, dall'osservatorio, diciamo così, privilegiato che tu hai, direttore, da Catania, quando si è venuto a sapere, diciamo, di questa decisione di Gela e dei Gelesi, cosa si è pensato? Cioè il fatto che Gela potesse diventare una città dell'area metropolitana di Catania, che cosa ha prodotto, diciamo così, nel sentore popolare etneo? Ma devo dire che ha prodotto poco, non perché non ci si interessi, ma perché Gela, nell'immaginario del catanese medio, è già
parte integrante della città metropolitana o di un confine non legislativo ma pratico della città metropolitana di Catania. Ghela, così come altre aree, fanno già parte nell'immaginario del catanese, nella pratica, nel vissuto quotidiano pratico, al di là delle norme dei codici, dei codicilli, delle pandette che ci ammorbano, no, tra un palazzo e l'altro, è già parte integrante di Catania. Io credo che il gerese non si senta, al di là che si senta di seno, cioè, quantomeno è orientato a guardare verso una parte dell'isola piuttosto che dall'altra. E questo vale per Gela, ma vale per esempio per Taormina territorialmente è provincia di Messina, ma stiamo parlando di tutt'altra città, di tutt'altre problematiche, no? Certo, stiamo parlando della capitale delle vacanze, della perla dello Ionio. Io sfido, adesso mi affaccio, qui vado sulla circonvallazione, la nostra sede in Teodorico, da Pordenone mi affaccio, sfido il catanese di pensare che Taormina è di un posto territorialmente appartiene a una parte o all'altra. Ci sono delle città, Gela tra queste, che sono naturalmente vocate a sentirsi più vicine a un territorio piuttosto che all'altro, e noi dovremmo andare a lavorare nella pratica quotidiana come se determinate cose fossero già accadute. Sì, ormai tra l'altro noi proprio sull'abolizione delle province, sul ridisegno dei confini delle province eravamo avanti, poi siamo rimasti indietro, altrove già non ci sono più, noi adesso stiamo riavvolgendo il nastro, dobbiamo ancora rieleggere i liberi consorzi. Diciamo che la legge Giletti, come qualcuno l'ha voluto chiamare ironicamente, perché mio concittadino Crocetta andò a presentarla e ad annunciarla da Giletti, poi qualcuno ci ricamò sopra e la definì legge Giletti. La legge Giletti rimase, diciamo, però in quel programma domenicale più che altro, perché poi in realtà siamo fatti sorpassare a sinistra e a destra da altre regioni. Però voglio dire, è inevitabile che già è un dibattito nella realtà quotidiana vecchio, ormai dovremmo andare a discutere per distretti produttivi, distretti geografici, distretti che abbiano la stessa vocazione. Noi per esempio a Catania abbiamo il distretto del sud-est, sì, che mette insieme le parti più ricche del ragusano, del siracusano, del catanese, che sì, esiste il distretto del sud-est, anzi fu l'allora presidente Giorgio Napolitano venne a Catania per presenziare, quindi dare il sigillo dell'autorità massima di questa Repubblica alla sottoscrizione della nascita del distretto del sud-est, ma al di là del protocollo e delle bolle, le cose si sanno fare, vanno avanti. E però, direttore, permettimi di dirti, hai ragione, hai perfettamente ragione e condivido, però permettimi di dirti, resta come una macchia indelebile lo sfregio della politica siciliana che di quel referendum fece appunto carta straccia. Cioè, su questo dovremmo però per esempio cominciare a interrogarci se è possibile che la volontà popolare venga bistrattata in questa maniera così bislacca, diciamo. Hai assolutamente ragione, e soprattutto non dovremmo sorprenderci quando per una qualsiasi elezione le persone vanno a mare anziché a recarsi alle urne. Perché tutto e in quel caso, ti ripeto, era una caldissima domenica di luglio, i gelesi preferirono andare a votare per quel referendum invece che andarsene in mare come era più naturale. Fra qualche mese ci chiameranno alle urne per un referendum sulla giustizia, importantissimo, ben inteso, o per eleggere importantissimi i nostri rappresentanti in Europa, al Parlamento, alla Camera, al Senato, eccetera. La gente poi, e le percentuali di affluenza alle urne sono sempre più basse. Non accade nulla, ecco, nulla accade per caso, e probabilmente questo potrebbe, nello specifico potrebbe essere un effetto di un qualcosa che la gente ha pensato di poter decidere e che in realtà decidono altri, o anzi non decidono altri. Assolutamente. Lo abbiamo citato a proposito della famigerata legge Giletti e insomma Rosario Crocetta, direttore della Sicilia, che ha avuto modo di conoscerlo insomma nella sua epopea. Cosa resta di quella esperienza, diciamo, di uomo e politico del mio concittadino, Antonello Pirano? Ma resta una visione, come dire, naif, romantica, molto di colore. I corsivisti nell'era Crocetta si sono divertiti, perché ovviamente non era un personaggio grigio, diciamo, no? Quindi offriva spunti giornalistici, maliziosi e non, hai voglia, basti ricordare le nomine di chi è battiato in giunta, essere proprio un personaggio molto al di là della politica, no? E
quindi resta una cifra stilistica, come dire, di colore e di occasioni mancate. Soprattutto questo. Lo abbiamo intervistato proprio il giorno della morte di Franco Battiato e gli abbiamo chiesto se non si sentiva in colpa per non averlo difeso in maniera giusta quando lo hanno, diciamo così, esautorato dal ruolo di assessore regionale, perché lui disse, Crocetta, insomma, mi hanno obbligato a metterlo alla porta e se non l'avessi fatto sarebbe stato un inferno per entrambi continuare. Però devo dire che la sincerità del presidente Crocetta è un'altra cifra. Io parlavo del personaggio, cioè, ma essere stato sincero magari molto dopo è un altro elemento che merita una però forse ci si aspettava una difesa ancora più ad oltranza dell'uomo Franco Battiato, che era stato cacciato solo perché si era permesso di dire una parola, una frase nei confronti di quella politica, quella frase sistema. Andava interpretata, ecco, non è lo scivolone del morto spalmato, quella andava interpretata. E molto tempo dopo, il vento dell'antipolitica che abbiamo esaltato con il grillismo eccetera eccetera, lì trovavo una ragione, fu espressa, non voleva dire, le troie che stanno in Parlamento, scusandomi per il termine con gli ascoltatori, ma questo disse. Non era intesa, meno che meno con un'accezione sessista, che non c'entrava niente, era un problema di chi svendeva il proprio ruolo, il proprio seggio, e quella è una grande verità. Ci ha poi anche detto, e chiudiamo questa parentesi che riguarda Crocetta, che in quell'occasione la più grande delusione per Crocetta non fu tanto la dimissione di Franco Battiato quanto la lettera che viene recapitata dai presidenti dei due rami del Parlamento, Boldrini e Grasso, che lo invitavano appunto a mettere alla porta Franco Battiato, tra l'altro due personaggi politici che venivano da un mondo, quello di sinistra, che probabilmente avrebbe dovuto invece difendere Franco Battiato invece che invitarlo all'uscita. Vabbè, però così è andata. Tornando invece all'attualità, direttore, e soprattutto a quello che si sta preparando in vista delle prossime elezioni regionali, resto a Gela perché è già ufficializzata la candidatura di un personaggio a cui tutto il, diciamo, la famiglia, la Sicilia è parecchio legata, ed è anche in questo caso una nostra pseudo concittadina, anche se lei è di Giarre, nata a Giarre, vive forse tuttora a Giarre, ma è molto molto legata a Gela e la sentiamo molto gelese, non solo perché ha insegnato, ha vissuto a Gela tantissimi anni, ma perché anche lei si definisce tale. La candidatura di Silvana Grasso ti sembra anche quella una candidatura naif, o come ci ha detto lei la settimana scorsa qui in trasmissione c'è dietro un progetto politico serio, del quale progetto a giorni dovrebbe cominciare a parlare ufficialmente con nomi e cognomi di coloro che la vogliono candidata alla presidenza della regione siciliana? Allora, Silvana è un'amica, è una nostra collaboratrice, una delle firme più belle che noi abbiamo per il nostro giornale. Al momento è una candidatura, come dire, provocatoria, però ci ha detto, come vuoi e come va a ribadire, che dietro c'è un progetto politico non estemporaneo, non altri personaggi fuori dalla politica, ma che ci sono degli abili tessitori, degli equilibri politici che sfrutterebbero nell'accezione migliore, non sfruttare il termine spregiativo, ma vorrebbero sfruttare la verve, la capacità di presenza, il saper bucare lo schermo di un personaggio come Silvana Grasso, libera da condizionamenti, per poter porsi come, diciamo, disturbatore, disturbatrice in questa fase di grande travaglio che precede la definizione delle candidature alla presidenza della regione. Vedremo. Ma tu che l'hai vista all'opera come politica, come amministratrice, fu assessore alla cultura del comune di Catania sotto la sindacatura Scapagnini, e tra l'altro anche lei dice che come Franco Battiato fu accompagnata alla porta perché aveva messo in campo una serie di iniziative, quella del Castello Ursino forse in particolare, che avevano disturbato un certo modo di fare politica. Tu che la ricordi appunto come assessore del comune di Catania, la vedi come politica pronta ad assumere un ruolo così importante? È una persona di grande coraggio, e fare il presidente della regione ci vuole una vagonata di coraggio, ci vogliono dosi industriali di coraggio. Silvana Grasso è sicuramente una persona coraggiosa. Governare la regione, si manovra un giocattolo che è complicatissimo, se
se ne è reso conto una persona navigata come Nello Musumeci, che ha detto, dice, che ci vogliono, quando si insediò disse, guardate che per cambiare una macchina complessa come quella della regione non ci vuole un mandato, non è questione di un mandato di due, è questione di 20 anni, di 15 anni, perché occorre una riforma della burocrazia, della macchina burocratica. Stiamo parlando di qualcosa di elefantino, di gigantesco. Il coraggio non manca, occorrono delle competenze. Quindi un presidente Silvana Grasso si dovrebbe attorniare. Ma secondo te chi c'è dietro politicamente, direttore? Perché lei ci ha detto soltanto una cosa, l'unica che vi posso dire è che è un progetto di centro, né di destra né di sinistra, e ci ha detto pure che il big sponsor è un personaggio politico di grandissima levatura, il cui nome, ripeto, ci ha detto verrà fatto a giorni. Ma secondo te politicamente chi ci sta dietro Silvana Grasso? Un centrista navigato, lei mi ha detto, dice Antonello, cioè un centrista navigato, cosa possiamo immaginare Raffaele Lombardo, possiamo immaginare Toto Cuffaro. E tu, una come Silvana Grasso, la vedresti contenta di essere, diciamo così, la testa d'ariete di personaggi che oramai fanno parte di un passato persino quasi remoto della politica siciliana? Se fosse lasciata libera di essere Silvana Grasso, sarebbe contenta di avere dietro qualsiasi persona. Se capisse di essere, diciamo, usata per essere in vetrina, per disturbare una campagna elettorale che comunque si immagina agitata, complessa, come quella che sarà nel 2022, la prima a farsi da parte sarebbe Silvana Grasso, se la conosco un poco. E invece conosci bene il presidente della regione siciliana e meglio di voi catanesi nessuno. Ma il miglior presidente della provincia d'Italia, miglior presidente, fu votato e fu acclamato come il miglior presidente della provincia di tutta Italia Nello Musumeci, che è diventato uno dei peggiori presidenti della regione a livello nazionale. Dove sta il discrimine tra il miglior presidente della regione a uno dei peggiori presidenti, cioè il miglior presidente della provincia, scusami, a uno dei peggiori presidenti della regione? Ma io ho un'idea, nel senso che innanzitutto governare una provincia è cosa ben diversa, ripeto, della regione, che è un mostro. Mostro proprio in termini numerici, di complessità, di territori da mettere insieme, veramente un'altra cosa, un altro mestiere. Ma è un altro mestiere in un altro tempo, quella della primavera delle province, degli enti locali, dei sindaci, atteneva a una stagione in cui il trasferimento delle risorse nazionali agli enti locali era garantito, era puntuale e soprattutto nei numeri dello spessore dei trasferimenti c'era veramente, fare nulla è facile, per carità, diciamo che era agevolato dall'avere risorse importanti dietro. Adesso gli enti locali, adesso fare il sindaco, non dico il presidente della regione, adesso fare il sindaco bisogna darlo a cercare col lanternino qualcuno che si prenda la responsabilità di governare un territorio piccolo o grande che sia, perché i trasferimenti si sono ridotti del 90% rispetto a quella stagione, e adesso si fanno le lotte con i figli secchi. Quindi credo che nella parabola del miglior presidente, miglior presidente della provincia, peggior presidente della regione, credo che una ci passa anche il cambiamento dei tempi, tu dici, assolutamente sì, e della maniera di governare. Io aggiungerei, direttore, lo dico chiaramente, visto che parlo con te mettendo, diciamo così, molte virgolette, però penso che lì funzioni anche quando hai a che fare con un tipo di politica che ti aiuta, nel senso, io ricordo all'epoca c'era questa sorta, diciamo, di ticket, che è un termine che in politica oggi si usa tanto ma che a me mica piace troppo, però è così, che era quello di Nello Musumeci presidente della provincia, Enzo Bianco sindaco di Catania, nonostante uno di destra e l'altro di centrosinistra, insomma, però riuscivano a lavorare magnificamente bene, in sintonia, riuscivano, insomma, a portare i risultati a casa entrambi facendo un lavoro di sinergia, cosa che io lo notavo già con quella fu una bella stagione, ecco, dico, parlai, cioè, di primavera. Non funziona nemmeno nella stessa coalizione questa sintonia, per esempio alla regione, no? Perché mentre quei due, che erano uno di un lato e uno dell'altro, collaboravano e lavoravano bene assieme, adesso Musumeci non riesce ad avere neanche le sponde giuste dalla sua stessa parte politica, non dico dal suo stesso movimento partito, ma insomma dalla sua stessa parte sono già pronti a piantargli i chiodi, quindi diventa complicatissimo, insomma, questo riuscire è l'imbarbarimento della politica, lo svilimento della politica, l'abbassamento di un livello medio, un abbassamento importante, uno svilimento delle funzioni abbastanza importante, uno svilimento che attiene alla politica ma attiene alla società tutta.
non dico che non voglio riavvolgere il nastro e dire che si stava meglio quando si stava peggio, ma guardandoci un pochettino dietro devo dire che certi eccessi non ci sono stati, non ci sarebbero stati, non ci sono stati. Adesso il livello è un po' diverso, le difficoltà sono accresciute, sì, per i motivi che dicevo, governare è sempre più complicato, ma io in generale credo che sia una società che è diversa, le nostre città, il nostro animo, i nostri sguardi sono diversi rispetto a una stagione fa. Come la recuperiamo a questa Sicilia che ha tutte le potenzialità per poter essere una regione al passo con l'Europa che va avanti speditamente, qua invece siamo letteralmente infossati, e come una città come Gela, direttore Piranio, può sperare di svoltare, può sperare di riprendersi? Ma con un impegno collettivo, che deve essere di chi fa politiche, ma di chi deve essere di chi vive un territorio. E in questo un giornale, il nostro giornale, può avere un ruolo importante. Io mi sento una responsabilità sociale, il peso, ma anche la gratificazione di una responsabilità sociale importante. Il far capire alle persone, dai ragazzi a una presunta classe dirigente che comincia ad affermarsi, che l'impegno collettivo è l'unica salvezza per evitare che la Sicilia resti una terra bella, bellissima, perché è una terra bella, insomma abbiamo perle assolute, ma che non diventi la trattoria, la pizzeria dei nuovi ricchi, dei nuovi, dei vecchi ricchi. Con noi questo rischio, e se vogliamo essere ancora una terra di impresa con una vocazione imprenditoriale importante, una terra di industrie leggere, essere protagonisti della svolta green che ormai è arrivata, non è soltanto un effetto modaiolo di Greta, è l'Europa che ci impone, ci invita a ragionare in questi termini. Se vogliamo evitare di essere la trattoria e la pizzeria dei vecchi e nuovi ricchi, occorre che ci sia un impegno collettivo, un impegno sociale, una scossa che, se è forte, se ben indirizzata, inevitabilmente arriverà anche nei palazzi decisionali. Abbiamo il territorio, questo ruolo vuole averlo. Abbiamo completato questa chiacchierata, purtroppo, perché mi piacerebbe continuare con il direttore della Sicilia, perché insomma è davvero piacevole con lui snocciolare anche argomenti, come avete visto, insomma, che variano da quello nazionale a quello regionale a quello locale. Il direttore deve sapere che questa è una trasmissione che interagisce parecchio con gli amici da casa, che sullo streaming, insomma, pongono domande, fanno considerazioni. Due te le voglio leggere, direttore, perché ti riguardano. La prima di Emanuele Antonuzzo, che ti fa i complimenti soprattutto per come hai risposto sulla vicenda del cambio di provincia che i gelesi con quel referendum avrebbero voluto, e dice: ha perfettamente ragione il direttore Piranio su tutto, soprattutto quando dice che in altre aree italiane, come per esempio lui cita il Friuli, le nuove aree sovracomunali hanno più caratteristiche socio-economiche che non amministrative, quindi dice quello effettivamente il percorso che bisognerebbe continuare e proseguire speditamente, invece che perdersi ancora in altri meandri che portano purtroppo a ben poco o se non addirittura a nulla. Mentre invece Fabio Garufo, che ci segue da Butera, chiede al direttore che fine ha fatto il polo sportivo di Giarre, che era praticamente una delle perle che dovevano essere, insomma, portate come esempio di sviluppo virtuoso anche nel campo dell'impiantistica sportiva regionale. Direttore, hai notizie? Giarre è la capitale nazionale delle incompiute da anni. C'è un report fatto da amici di un'associazione che si occupa di questo, che dà a Giarre questo primato poco invidiabile e che attiene anche all'impiantistica sportiva. Si pensava, più di recente, vado un po' a memoria e mi scuserete, che dal credito sportivo potesse arrivare quell'iniezione decisiva per poter evitare, appunto, che quella cittadella restasse una delle incompiute, come è stata per tanti anni la cittadella dello sport a Siracusa, dall'era di Rosario Lobello, che fu una grande intuizione arrivata a compimento decenni dopo. E credo che il credito sportivo debba mettere mano, che possa essere l'unica soluzione per mettere punto almeno a quella iniziativa. Direttore, i nostri figli, mi sa purtroppo che difficilmente lo potranno vedere, ma almeno i nostri nipoti, il ponte sullo stretto lo vedranno? Un tema caro ad un nostro compianto collega, il grande Tony Zermo, che spesso e volentieri ne parlava sul nostro giornale.
non mi fare venire i lucciconi, perché Tony per me personale, per noi redazione è stato molto più che un collega. E Tony aveva questa battaglia, faceva del ponte. Due soprattutto, ponte sullo stretto e Casino di Taormina, mi ricordo, erano i suoi cavalli di battaglia. Ma noi non ha visto né l'uno né l'altro. Sul Casino credo che non sia più tempo, non me ne faccio un cruccio personalmente, ma neanche come giornale, perché credo che lo sviluppo del turismo passi da altre iniziative. Sul ponte sullo stretto, torno a ripetermi, non è più tempo di pregiudizi ideologici. Il ponte, se il governo si immagina finalmente di attivare delle linee ferrate che non siano delle carrozze ottocentesche, romantiche, ieri è arrivata un'agenzia con Trenitalia che pensava al treno della dolce vita per favorire il turismo lento, non abbiamo bisogno qua dell'alta velocità, ci sta pure quello per carità, ma non abbiamo bisogno dell'alta velocità, da Catania a Palermo andare in treno è una scelta veramente romantica, non una scelta necessitata dal pendolarismo inevitabile tra due grandi città, quello che esiste tra due grandi città, Catania e Palermo. Certo. Allora, se si ragiona in termini di alta velocità, di svolta nel trasporto pubblico, per evitare che le città vengano intasate dagli mezzi privati, si pensa a ragionare in termini di metropolitane leggere, di superficie, si pensa di alta velocità. Se si ragiona in questi termini, alta velocità che non si può fermare a Salerno, ma deve arrivare per la via più dritta e non per la via più tortuosa, intanto a Reggio e poi portare ad avvicinare Palermo con Messina e Catania con Palermo, se si fa tutto questo, non fare il ponte rischia di essere veramente un no ideologico. Se non facciamo nulla, perché non facciamo neanche quello, ma significa veramente far diventare il sud della Sicilia una zavorra per il paese tutto, per l'Italia tutta, non converrebbe neanche all'Italia ricca. No, ma anche perché, direttore, è veramente insopportabile che, come qui da noi a Gela, per 50 anni ci hanno detto o il lavoro o la salute, adesso qua il ragionamento è o il ponte o le vie interne da migliorare, cioè come se le due cose non si potessero sposare, come se la viabilità interna debba per forza di cose o viceversa escludere il ponte o il ponte escludere la viabilità interna, cioè ce la mettono come una scelta, diciamo, che praticamente deve per forza di cose portarci a escludere l'una o l'altra delle grandi strutture. Tra l'altro sono delle cose diversissime fra loro, ma in qualche maniera complementari, perché io sviluppo le aree interne perché sto pensando a una Sicilia che si muove tutta. E nel muoversi tutto ci vuole l'alta velocità, se faccio un'alta velocità e se ragiono in termini di centralità dell'isola in una visione non soltanto nazionale ma euro-mediterranea, allora il ponte ci può stare. Sì, no, perché francamente pensare ad oggi che a proposito di treno da Trapani a Siracusa ci si impiega 10 ore, certo, piuttosto che da Trapani a Gela non so quanto. Immaginate un turista che venga in aereo, terra a Catania, e va a Ragusa e ancora pur con le difficoltà vada a Siracusa, è bene o male, insomma, ma portaglielo a Trapani 50 minuti. Poi è un turista avvertito e da Siracusa vuole andare alla Villa del Casale, vuole andare a Piazza Armerina e poi vuole andare a Scala dei Turchi, meglio che fa dei viaggi che scelga una delle cose che può fare. Noi abbiamo una regione, si vedo bellissima, il movimento del presidente si chiama diventerà bellissimo, io dico sempre che la Sicilia è già bellissima, rischia di diventare impossibile, perché ripeto, se io da Siracusa, da Ragusa voglio portarmi a Scala dei Turchi, alla Valle dei Templi, io veramente scelgo di andare alla Valle dei Templi, poi dormo ad Agrigento, poi da lì mi sposto a Segesta, sempre con difficoltà perché le tratte interne della Sicilia occidentale sono tremende, e poi da lì mi prendo l'aereo e me ne torno a casa perché non posso ritornare verso quest'altra parte dell'isola. È stato un grande piacere, lasciatemi dire anche per me un onore, perché essendo da tantissimi anni componente della grande famiglia della Sicilia, avere ospite il direttore della Sicilia è stato per me davvero un fatto di grande, grande prestigio, per cui direttore ti ringrazio, tra l'altro ci hai dedicato parecchio del tuo tempo, so che in questa fascia oraria, diciamo, il giornale sta per andare quasi in produzione, per cui non ti chiedo, anche se mi piacerebbe sapere domani, visto che lo posso dire tranquillamente da un po' di tempo a questa parte, anche da quando è direttore della Sicilia Antonello Pirano, la prima pagina della Sicilia è sempre un piacere leggerla, perché il titolo centrale è sempre un grande diciamo, una notizia nella notizia. Ho il privilegio di essere il direttore di una redazione che lavora benissimo, e quindi stare un'ora con voi è stato
bello, me lo sono potuto permettere perché dietro c'è una grande squadra di grandi professionisti. Sei in grado di anticiparci qual è il titolo centrale di domani della Sicilia? Così i nostri titolo non lettori... ancora, ma il titolo non ancora, ma l'argomento sicuramente sì. Ci occupiamo dei dati spaventosi dell'Istat sulla povertà e sul report sull'economia siciliana di Banca Italia. C'è un altro virus che gira dalle nostre parti, non è il Covid ma quello della povertà, e su questo faremo il titolo domani. Purtroppo sempre non belle notizie, quasi diciamo. È un dovere di analisi. Una bella notizia è che oggi ho visto un bel remake sulla Sicilia Web. Ci sono stati, diciamo, delle belle novità. Ho visto, diciamo, In apertura mi dicevi come un giornale come sta in piedi nell'era del digitale. Sta in piedi il cartaceo, sta in piedi se riesce a essere non un sommatore di notizie ma un protagonista dello sviluppo e delle analisi, e se accompagna il territorio nelle cose belle e nelle cose brutte, se le racconta le belle e le brutte, se è qualcosa di più di un sommatore di notizie ma è un protagonista della vita del territorio, dello sviluppo di un territorio, e questa ambizione ce l'abbiamo. Sta in piedi se affronta il futuro non come se fosse un nemico, ma se lo si affronta per quello che ci è dato. Il giornale sarà sempre più un luogo di analisi, il web e la Sicilia.it da ieri, da lunedì, ha fatto un importante restyling, è il luogo dell'immediatezza delle notizie, della multimedialità. Noi non faremo sulla carta, i video dai noi non si possono mettere, li andremo a mettere sul sito. Ecco, per offrire una doppia piattaforma e un panorama informativo il più completo possibile. Da Gela un grande abbraccio alla famiglia, alla Sicilia e in particolare al suo direttore che oggi ci ha dedicato un'ora del suo prezioso tempo. Direttore, grazie, alla prossima, gentilissimo. Grazie, sempre. Grazie a voi e buon tutto a tutti voi. Grazie ad Antonello Pirani, direttore del quotidiano La Sicilia. Noi ci fermiamo solo qualche istante, è giusto il tempo per andare a ringraziare i nostri sponsor. Torniamo con la seconda parte, nuovi ospiti ed altri argomenti. Dagli studi di Radio Gela Express, lo dico alla radio, 13ª edizione. GB Food and Drink. Io ho scelto GB. GB è ristorante a pranzo e a cena, con piatti veloci o alla carta. Io mi servo solo da GB. GB, l'amore, la tradizione e il gusto dell'innovazione. GB, buono come da noi. GB, strada statale 115 Gela Licata, sul web e su tutti i social. Puccio Impianti. www.puccioimpianti.com. Oggi il digitale è a pieno servizio della chirurgia odontoiatrica. Attraverso l'utilizzo di scanner intraorali e di CBCT è possibile pianificare tutto il trattamento chirurgico, dall'inserimento degli impianti alla protesi dopo. Risultati ed efficienza assoluta. Ambulatori odontoiatrici Pepe. A Gela in via Ivrea 4, sul web e su tutti i social. PLM Engineering Group SRL è presente in tutto il mondo e operativamente attiva in raffinerie, impianti petrolchimici, trattamento fumi, opifici industriali, impianti di cogenerazione, aeroporti. PLM Engineering Group SRL, manutenzioni impianti industriali, costruzioni skids, prefabbricazioni e montaggi. PLM Engineering Group SRL, la risorsa umana è il nostro background. Presenti sui social, LinkedIn, Facebook e Twitter. Sarto Assicurazioni, il punto di riferimento di due grandi compagnie assicurative, Allianz Assicurazioni e Aviva Assicurazioni. L'agenzia Sarto Assicurazioni si distingue per la capacità di offrire soluzioni personalizzate e su misura, dalla RC Auto alla responsabilità civile per professionisti. Sarto Assicurazioni, un'agenzia affermata e distinta nel settore assicurativo, finanziario e della sicurezza. Si trova a Gela in via Generale Cascino 68 e a Licata in corso Roma 20. Su Facebook Sarto Assicurazioni. La RSA Caposoprano è una struttura di ricovero che garantisce un'assistenza sanitaria integrata di alto livello tutelare e alberghiera. La missione della RSA Caposoprano è la centralità del paziente, la cura e la professionalità dei sanitari. La RSA Caposoprano è una struttura accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Regionale, destinata ad accogliere chi ha superato un episodio acuto, ha la necessità di riabilitazione psicofisica, assicurando una continuità assistenziale. La RSA Caposoprano è specializzata nella riabilitazione dei pazienti post-Covid-19. RSA Caposoprano, via Palazzi 217, Gela.
Eccoci tornati, seconda parte di Lo dico alla radio del mercoledì. Vado subito a salutare i nostri due ospiti di questa seconda parte. Torniamo a parlare di Gela con ospiti gelesi, lo facciamo con due consiglieri comunali. Come sempre noi mettiamo in primo piano il contraddittorio, per cui abbiamo un consigliere di maggioranza ed uno di opposizione. Per l'opposizione con noi collegata telefonicamente il consigliere Sandra Bennici di Fratelli d'Italia. Buonasera, bentrovata Sandra. Buonasera, e grazie. Buonasera carissimo Franco e grazie per il suo invito. Grazie a te per averlo accettato, così come ringrazio per aver accettato il nostro invito il consigliere comunale di Forza Italia Luigi Di Dio. Buonasera Luigi, bentrovato. Ciao Franco, grazie dell'invito. Saluto tutti i radioascoltatori e anche la consigliera Bennici. Allora, il primo dato che vi do, purtroppo, il primo dato che vi do, ed entriamo subito, diciamo, nei temi che riguardano la nostra città, e con Luigi Di Dio e Sandra Bennici cercheremo di snocciolarne più di uno, perché insomma sono tanti gli argomenti anche di attualità, ma il primo è praticamente il dato che riguarda il report giornaliero dell'ASP di Caltanissetta. Purtroppo sale ancora il numero dei contagiati in città e dopo che era sceso sotto i 70, da stasera è risalito oltre quota 100. Abbiamo di nuovo sfondato la quota 100. 9 nuovi contagi nelle ultime 24 ore per un totale di 106 contagiati e siamo praticamente oramai in piena estate. Vorrei che sia Luigi Di Dio che Sandra Bennici mi commentassero questo dato, che purtroppo è un dato davvero che deve fare riflettere, non so se preoccupare, ma certamente riflettere, perché arriviamo di nuovo ad avere questo rialzo della curva pandemica dopo che a Gela, insomma, la campagna vaccinale ha avuto una forte accelerazione, tra l'altro con l'inaugurazione anche del lab vaccinale del Palacossiga. E rispetto all'anno scorso arriviamo all'estate, diciamo, con numeri che sono assolutamente in controtendenza con il dato nazionale, che invece vede la curva a livello appunto italiano scendere sempre di più giorno dopo giorno. Luigi, Sandra, cosa vi sentite di dire, di commentare a proposito di questi numeri? Parlo prima io o prima sì, Luigi? Sì, ma va bene lo stesso Sandra. Prima le donne, prima le ecco, donne. Infatti, vai, siamo due maschietti, Luigi, prima la donna. Allora, il dato è sconfortante. Oltretutto hai ragione tu quando dici che la città ha risposto bene alla campagna di vaccinazioni. Molti giovani hanno risposto benissimo, si sono recati al lab e si sono vaccinati. Però questo non vuol dire che attraverso i vaccini si sconfigge il Covid. Bisogna sempre mantenere alto il livello di guardia, quindi la mascherina va sempre utilizzata, igienizzare le mani, quindi tutto quello che i protocolli stabiliscono si deve rispettare. Qua emerge un altro dato che qualche tempo fa avevo già evidenziato, che non ci sono controlli. E nel momento in cui non ci sono controlli, tutto è ritornato come se il Covid non ci fosse. E quindi gli assembramenti ci sono, le mascherine non vengono utilizzate, come se questi mesi che siamo stati costretti a casa non avessero provocato né nei geleti e né nemmeno nei confronti di chi dovrebbe avere un ruolo di controllare per evitare tutto questo un effetto. Perché io vorrei ricordare il consiglio comunale che c'è stato era un consiglio monotematico proprio su questo argomento, dove fu attaccata stramente l'ASP, che sicuramente avrà anche delle responsabilità, ma ad oggi non si possono attribuire delle responsabilità all'ASP, perché tutto quello che era necessario fare è stato fatto. Abbiamo il Palacossiga è una struttura veramente d'eccellenza. Io personalmente sono stata all'inaugurazione, ho accompagnato mio figlio a farsi vaccinare e questo funziona in maniera veramente egregia. Quindi oggi cosa dovremmo contestare all'ASP? Le scuole sono ormai quasi tutte chiuse, il problema non è questo, il problema è che non vengono rispettate
le normative anti-Covid, ma soprattutto non c'è nessuno che controlla. Prova ne sia che il primo sabato di giugno, con un prolungamento del coprifuoco, i problemi che si sono verificati a Macitella è cronaca. Ma questo cosa vuol dire? Che è come, ritorno ad evidenziare, è come se il Covid a Gela non ci fosse più. Sandra, io non voglio calcare la mano su questo tuo ragionamento, che condivido totalmente, però ti voglio ricordare che i controlli erano inesistenti quando eravamo in zona rossa. Figuriamoci ora che siamo in zona gialla e che non ci sono più le restrizioni di prima, che non c'è più il coprifuoco come prima, che non ci sono più... Cioè, voglio dire, qui il problema, tu hai perfettamente ragione, fai bene a dirlo, però io, tu e pochi altri abbaiavamo alla luna quando dicevamo che questa città non aveva un minimo di controllo, nemmeno quando il controllo era obbligatorio, perché in una zona rossa il controllo è l'ABC. Ma noi quel controllo non ce l'abbiamo avuto nemmeno sotto la zona rossa, Sandra. Quindi pretenderlo in zona gialla, o quasi, perché a quanto pare la settimana prossima si andrà in zona bianca in tutta Italia. Io non so se Gela lo diventerà con questi numeri, però dico, noi abbiamo avuto un problema di mancanza di controlli durante le zone rosse, a Natale, a Capodanno, a Pasqua, ovunque, quando siamo stati, quando siamo diventati zona rossa per imposizione della regione siciliana, cioè, ma dove erano i controlli? Io continuavo a dire da solo, inascoltato quasi, e sembravo che, ripeto... No, lo facevo pure io. E lo facevi pure tu, l'ho detto che eravamo in pochi, ma quando dicevo che era allucinante vedere durante la zona rossa il corso principale il sabato mattina invaso dalle macchine parcheggiate in doppia e tripla fila, cioè io rimango allibito, la gente in zona rossa che lascia le macchine in doppia e tripla fila sul corso, la gente assembrata davanti alla chiesa madre sul corso senza che c'era nessun controllo, un vigile urbano uno a pagarlo a peso d'oro non lo si trovava, in zona rossa, figuriamoci in zona gialla. Non lo so, può darsi che Luigi Di Dio non la pensi come noi e ci dica invece in realtà com'è la storia. Io capisco, Franco, che anche su temi come questi si cerca di, a tutti i costi, di far sembrare come se qualcuno sia da una parte e l'altro da un'altra parte. Che i controlli a livello nazionale, regionale, a livello locale sono mancati, non c'è dubbio. Questo, ricordiamo che a capo di questa emergenza c'è l'esercito e c'è il generale Figliolo. Se ritiene di non dover fare i controlli e poi la responsabilità deve pesare su Luigi Di Dio o su chi amministra i piccoli comuni, i medi comuni, allora diventa ancora più difficile. Sicuramente c'è voglia di ritornare alla normalità. Luigi, perdonami, non voglio interromperti, ma solo per dirti, assolutamente, ma solo per dirti che i vigili urbani dipendono dal comune. Se tu mi interrompi in continuazione, no, non ti interrompo, non venga capito o non venga percepito, fammi completare. Solo per dire che i vigili urbani dipendono dal comune. Sì, infatti ho detto i vigili urbani, sì, questo la pandemia non è solo un problema del comune di Gela o dei vigili urbani, che a Gela mancano i vigili urbani per qualsiasi cosa, tu hai detto benissimo, se mancano per i divieti di sosta, se mancano per le case abusive, se mancano per i controlli della città che è in mezzo all'immondizia, se mancano per i conteggi abusivi, sicuramente mancheranno anche sui controlli per la mascherina. Nessuno sta dicendo che non c'è un problema dei vigili urbani, nessuno, i concorsi sono stati fatti appunto per sopperire al panico che manca in questa città, questo sicuramente sì, Franco, mi senti? Sì, mi sento assolutamente più. Ti sentiamo ora, forte e chiaro, Luigi. Noi siamo partiti, la domanda era perché sono aumentati i contagi. Sicuramente c'è una parte di città, una parte di nazione che vuole ritornare alla vita normale, anche i ragazzi sicuramente. La maggior parte dei contagi sono tutto delle situazioni a chiuso, presso le case, presso le famiglie, e i controlli non ci sono, siamo tutti d'accordo. Nessuno si esime da ciò,
c'è tanta voglia di ritornare alla normalità, speriamo che da parte di tutti, da parte dei ragazzi, da parte dei propri genitori, da parte delle istituzioni tutte, ci possano far lavorare insieme affinché questo non ricadiamo in numeri critici, in numeri difficili. Questo è quando noi dobbiamo continuare a sensibilizzare, poi che il Comune ha fatto la sua parte per rendere palazzetto dello sport agibile nel più tempo breve possibile, e l'ASP, la Protezione Civile, l'hanno reso così carino da sembrare anche fuori da questa città l'ASP, e quindi un fiore all'occhiello per questa città. Un po' è stato frutto della collaborazione di tutti e non solo dell'ASP, anche l'amministrazione comunale ha messo di suo per renderlo nel più breve tempo possibile fruibile. Quindi io credo che da questo punto di vista tutti dobbiamo remare nella sensibilizzazione, nell'utilizzo dei dispositivi di protezione, che si possa salvaguardare la sicurezza e la salute di tutti i cittadini, dei nostri figli, dei nostri anziani. La campagna di vaccinazione sta andando bene, però questi numeri ci devono far riflettere per non abbassare la guardia e di stare sempre attenti, soprattutto quando si è insieme agli altri. Questo dobbiamo fare tutti. Franco, io non sono d'accordo per niente per quello che dice il collega Luigi Di Dio, perché... Però prima facciamolo completare, perché sennò sembra che poi lo interrompiamo davvero. Pensavo avessi finito. Non so se Luigi ha completato, così magari poi passiamo di nuovo la parola a Sandra Benici. Luigi, avevi completato il tuo intervento? Sì. Ok. Sandra, su che cosa non ti trovi d'accordo? Dicendo che io non condivido per niente il ragionamento che ha fatto il collega Di Dio, perché oggi se il controllo compete al sindaco, e il sindaco deve utilizzare tutti gli strumenti che ha a disposizione per evitare che possa... Ma guarda che Sandra, sono direttive nazionali, no? Non le ha fatte le direttive il sindaco. Il governo nazionale fa le direttive. E i controlli li dovrebbe fare il principe, dovrebbe fare la polizia, la guardia di finanza, i carabinieri. Cioè, cerchiamo di dare le notizie comunque in modo corretto, collega. Io ritorno a dire che fondamentalmente i controlli non sono da nessuna parte. Io, come dicono i miei figli, loro per rispetto sono a casa nel rispetto del coprifuoco, ma io vi posso garantire che tutto il resto non è così. E già iniziamo da questo. Iniziamo con essere presente in zone dove i ragazzi si vanno a ritrovare, dove non utilizzano più le mascherine, che è macchitella. Iniziamo da lì, iniziamo a vedere anche quello che succede in altre zone, come possa essere il passeggio di lungomare. Iniziamo da lì, i controlli devono essere l'unico modo ad oggi per cercare di evitare che veniamo nuovamente dichiarati zona rossa, che sarebbe il colmo dei colmi in un momento in cui l'Italia possa ritornare a essere zona bianca. Gela, ritorna a essere zona rossa. E perché? Perché fondamentalmente c'è sicuramente questa voglia da parte di tutti di ritornare alla vita normale. Ma c'è a Gela come c'è a Pordenone, Sandra. C'è a Gela come c'è a Rovigo. C'è a Gela questa voglia di tornare come c'è ovunque. Non è che Gela è un mondo a parte. Naturalmente tutti si sentono autorizzati a dire: bene, il Covid non c'è più, e quindi facciamo tutti come se non ci fosse. Bene, il risultato, abbiamo nuovamente 70 contagiati. È questo. Quindi io non sono per niente d'accordo. Io dico che ma il scusa, sindaco ad oggi scusa, deve Franco, intervenire. Quando a Gela in piena zona rossa, in pieno lockdown, c'erano due solo casi a Gela e ce n'erano 500.000 casi a Brescia, a Bergamo. E perché a Gela c'erano più controlli o perché siamo stati fortunati in una pandemia del genere? No, Luigi, questo oggi, non te lo lascio oggi, dire, quindi Luigi, non diciamo che i controlli ci sono a Gela, non ci sono a Gela, perché la pandemia si muove in modo non sicuramente in funzione dei controlli. Luigi. Naturalmente i controlli ci devono essere, siamo tutti per i controlli, compreso questa amministrazione, che nei tavoli istituzionali prefettizi ha chiesto quanti più controlli possibili. E come tu, Sandra, hai fatto l'assessore, sai benissimo che nel periodo in cui hai fatto tu l'assessore non mi sembra che i vigili urbani in questa città si siano moltiplicati come pani e pesci.
probabilmente oggi abbiamo quei vigili urbani che sono rimasti da quelle amministrazioni. Se oggi abbiamo se questa amministrazione avesse se questa amministrazione avesse intercettato il finanziamento del volta si cerca quando non c'è programmazione negli anni, non c'è programmazione del personale, non c'è programmazione di una città, è normale che si arriva ad amministrare con quello che si ha. Sappiamo benissimo che dopo le 10 mezzanotte non c'è un vigile urbano e ci sono solo due pattuglie di carabinieri e due pattuglie di polizia per una città di 70.000 abitanti. E questo in tutte le sedi, questa amministrazione, compreso tutti i consiglieri, compreso te stesso Sandra, abbiamo sempre in tutti i consigli comunali, in tutte le istituzioni, cercato in questa città martoriata di avere quanto più presenza possibile delle forze dell'ordine. Eppure il prefetto e chi sta al governo nazionale attraverso il prefetto, perché qui il governo nazionale è rappresentato, il Ministero dell'Interno è rappresentato dal prefetto, ha deciso che in questa città dobbiamo avere questi controlli. Bene, nonostante quotidianamente si ricercano nelle sedi opportune maggiori controlli. Ora, tu non condividi il mio discorso perché io sono maggioranza e tu sei opposizione, no. Quando eri tu maggioranza la città brillava di controlli per l'immondizia, per l'abusivismo, per i ponteggi abusivi, per il commercio abusivo, non esisteva quando amministravi tu, sai, questo è il problema. Oggi non ti cali, cioè completamente, l'amministratore di secondo livello, delle difficoltà che ci sono in questa città. Ma è più facile gridare la colpa è del sindaco, la colpa è di Luigi Di Dio, la colpa è del collega. Bene, se c'è un'istituzione a livello nazionale e probabilmente chi aveva l'onere di programmare gli interventi in passato non l'ha fatto e oggi ci troviamo a gestire un'emergenza continua, e guardate che bisogna fare un'analisi a 360 gradi, non bisogna fare puntare il dito e basta, almeno da uno che ha fatto il consigliere più di una consigliatura e l'assessore prima, io queste cose non le condivido. Luigi, però condividerai. Aspetta Sandra, vengo da te, però dico, voglio dire al consigliere Di Dio, che è sempre molto attento e devo dargli atto di questo, ma deve condividere con me il fatto, deve insomma accettare anche l'idea che questa amministrazione, perché tu hai detto ma i vigili urbani, non è che voglio dire si è trovato, ma i vigili urbani, caro Luigi Di Dio, potevano essere assunti 35 con il decreto Salvini, il famoso decreto sicurezza che è scaduto il 31 gennaio 2020 e questa amministrazione si è fatta scappare quel finanziamento a fondo perduto. Erano 35 i vigili urbani che si potevano assumere senza che si andasse ad intaccare le casse del comune di Gela. Ed è questa amministrazione che non è riuscita ad intercettare quel finanziamento, mica un'altra, Luigi. Sì, le colpe sono, Franco, non c'è dubbio che le colpe sono sempre dall'amministrazione. Vabbè, sono mie. Non sono riuscito io a prendere quel finanziamento. Alle cose. Sono le macchine, la politica fa degli atti di indirizzo, e poi i burocrati che sono all'interno dell'amministrazione devono dare conseguenze a quello che dice la politica. E non sempre così, hai ragione. Lo so. Cateno De Luca li licenzia, però i dirigenti che non prendono i finanziamenti per come dovrebbero. Ebbene, io penso che se tu vai a guardare, non tutti i dirigenti, nessuno dei dirigenti ha preso dei premi. Nessuno dei dirigenti. I premi. Quasi tratta di prendere premi, quasi tratta di altro. Non ci sia un solo dirigente che abbia preso i premi. Quello di cui parli è dell'indennità che tocca ai dirigenti. È una cosa diversa. Tra l'indennità. Sì, ma qua parliamo di altro. Non parliamo né di premi e manco di indennità. Qua parliamo di sindaci che licenziano i dirigenti che non fanno il loro dovere, che non portano a casa quello che è il loro obiettivo. Tu sai benissimo, Franco, che gli iter di licenziamento, così come nella pubblica amministrazione, così come nel privato, ci sono degli iter ben precisi. Ci sono degli iter che vanno affrontati. Questa amministrazione sta affrontando anche le inadempienze dei dirigenti, lo sta affrontando. Naturalmente le cose non vengono fatte dall'oggi al domani solo perché si deve, vanno seguite con un ordine
che la legge permette. Non è, ma guarda, non che Cattaneo De Luca non è che è sindaco di Messina da 150 anni, lo è da 3 anni, come lo è quasi il nostro sindaco da 3 anni, sindaco. Ma di ricordiamo che per molte volte vengono fatti provvedimenti di imbusso che poi fra 10 anni tra 10 anni non lo so, intanto il giudice del lavoro, intanto il giudice del lavoro, intanto il giudice del lavoro di Messina è licenziato, poi tra 10 anni magari no, intanto il giudice del lavoro di Messina ed il giudice ordinario ha dato ragione a Cattaneo De Luca, Luigi, magari il comune gli pagherà le spese, no, non lo sappiamo cosa succederà fra 10 anni, no, non sono alla Carlona, Luigi, ci sono 2 sentenze, una del giudice del lavoro a cui si erano appellati i dirigenti licenziati e poi ancora della giustizia ordinaria, del tribunale ordinario di Messina. Aveva. Due sentenze che hanno dato ragione a De Luca, mica uno. Vuol dire che questi dirigenti avevano commesso dei crimini o dei reati amministrativi talmente difficili comunque che hanno meritato quella sentenza. Sandra, cosa anche volevi aggiungere? Così poi passiamo ad un altro argomento, perché ce ne sono troppi di, purtroppo, di argomenti sul tappeto a Gela. Devo dirti che tutte le volte, e non è la prima volta che il collega di Dio fa riferimento al fatto che io sono stata assessore. Ebbene, questo è un dato, ma quando io ho fatto l'assessore ho affrontato delle tematiche e le ho affrontate per quello che, questo pure sono fatti, in maniera anche egregia, senza aver avuto né contestazioni e né altro. Però è anche vero che essere assessore significa diventare il manager della ripartizione e quindi assumersi anche l'onere di quello che possa essere nei confronti, quindi di procedimenti nei confronti di dirigenti che non assolvono a quello che è le loro competenze, se vero è che è dipeso dai dirigenti. Quindi io oggi condivido quello che hai detto tu, Franco. C'era questo fondo perduto per andare ad incrementare i vigili. Quello sì, quello sì che era una seria possibilità di implementare la forza. E nemmeno quando ero consigliere comunale col collega Luigi Di Dio. Qua non sto parlando di opposizione o di maggioranza, perché quando si tratta di pandemia e della salute della gente, l'opposizione e la maggioranza non esiste più. E io l'ho detto in più occasioni che non è importante questo, ma dobbiamo essere e fare squadra per cercare di risolvere il problema. Ma siccome mi confronto invece con un'amministrazione che solo perché le cose le porta avanti l'opposizione le deve bocciare comunque, non le deve manco prendere in considerazione, non è che siamo quelli dell'opposizione ad avere dei pregiudizi, ma sono quelli della maggioranza, soprattutto è il sindaco a non dare seguito a quelle che possono essere le iniziative portate avanti dall'opposizione. Prova ne sia, che vorrei ricordare sempre al collega Luigi Di Dio, che qua ci sono anche i soldati e ci sono soltanto i vigili. Qua è una questione, come dice il collega Di Dio, di programmazione, e la programmazione questa amministrazione la sconosce, perché è la convinta pure l'amministrazione che sicuramente grazie ai vaccini il problema dell'aumento dei contagi sarebbe finito, e invece non è così, e quindi ha mollato. La verità è che questa amministrazione non riesce a programmare. Infatti tutto quello che è successo perché sono andati loro allo sbaraglio. E vorrei ricordare che c'è stato un momento, che era febbraio, dove il numero dei contagi si era totalmente azzerato, e a causa della mancanza di controllo, e ci sono delle fotografie, degli assembramenti che ci sono stati a Macchitella, di tutti i giovani che erano con il bicchiere del cocktail e senza mascherine, dove i controlli lì non c'erano, dove praticamente i ragazzi si sono nuovamente contagiati tra di loro. E vorrei dire anche con quanto sindaco si doveva assumere la responsabilità di chiudere le scuole, non l'ha fatto, determinando un altro innalzamento dei contagi. Quindi stiamo parlando di un'amministrazione, Franco, che mi dispiace dirlo, collega Di Dio, è inutile che fai riferimento al mio trascorso di essere stato assessore. Il passato appartiene al passato, dobbiamo vivere il presente, e nel presente ti posso garantire che questa amministrazione, dopo 2 anni, una cosa di positivo per la città non c'è stata e non c'è, siamo tutti ancora ad aspettare, e non è soltanto l'opposizione.
e la città si aspetta delle risposte. E per me oggi il sindaco si deve considerare come massima autorità sanitaria di avere fallito, perché non può attribuire all'ASP la responsabilità dell'aumento delle due contagi, ma le deve attribuire a se stesso, alla sua mancanza di programmazione e alla sua mancanza di essere, di dare continuità a quello che è le problematiche inerenti al Covid. Perché se lui avesse dato continuità, per come le normative Covid stabiliscono, io gestendo una struttura sanitaria, ad oggi ho ricevuto dal Ministero che le strutture devono essere aperte, ma ci sono delle prescrizioni per rispettare. Io le faccio rispettare alla virgola, perché è così, perché non è vero che il Covid non esiste più, perché se anche tu hai, sei stato vaccinato e sei stato a contatto con un positivo, con uno che ha il Covid, lo trasmetti, lo contagi se non mantieni il distanziamento, la mascherina e non ti igienizzi le mani. È così. Lo sappiamo, tutti ne siamo a conoscenza. Luigi Di Dio, sull'argomento, e chiudiamo questa parentesi perché voglio passare ad altro. Franco, fammi completare almeno il contraddittorio, perché non vorrei continuare a sembrare come colui che è a favore dei non controlli. Noi siamo per i controlli, con gli strumenti, dicevo prima, che nelle nostre possibilità come amministrazione sono sicuramente esigue. Probabilmente la consigliera Bettici preferisce dare le responsabilità all'amministrazione locale, perché lei è in consiglio comunale d'opposizione, quando ritengo che ci sono gli servizi della prefettura, del governo nazionale, della regione, sui controlli di una pandemia, quando vengono fatte delle leggi bisogna farle rispettare, e l'organo principale naturalmente in questo caso è il prefetto, con le proprie forze dell'ordine. Questo in primis, non per sottrarsi a delle responsabilità. Per quanto riguarda il lavoro di questa amministrazione, che parla di mancanza di programmazione totale, guarda, io rispedisco tutto a mittente, perché se ci fosse stata una programmazione, continuo a dire, di quello che parlava del lavoro egregio fatto dalle vecchie amministrazioni, di cui anche la consigliera Bendici faceva parte, probabilmente erano amministrazioni che spendevano 25 miliardi di lire per i servizi sociali e tanti miliardi per gli eventi, ricordiamoci Franco, e sono stati sperperati centinaia di migliaia di euro e diciamo anche di miliardi di lire nel passato, che avrebbero permesso oggi di avere una città più dignitosa. Oggi si raccolgono proprio i frutti di quell'amministrazione. La programmazione di questa amministrazione, caro consigliere Bettici, la vedrà nel futuro. Perché sa benissimo che gli atti gestionali di programmazione sono per le amministrazioni future, non sono per il vivere quotidiano, perché la burocrazia che oggi viviamo, permetterà di usufruire della programmazione di oggi soltanto negli anni a venire. Oggi abbiamo soltanto il risultato della programmazione passata, che è quella di cui lei faceva parte. Perché la città è in queste condizioni? Per quanto riguarda il futuro, il tempo è galantuomo. Se questa amministrazione Greco riuscirà a portare avanti la programmazione, chi verrà dopo probabilmente ne trarrà dei vantaggi, e credo i cittadini, altrimenti pazienza, avremmo trovato un altro sindaco che non è stato capace di gestire questa città. Se parla lei di programmazione, le emergenze per quanto riguarda un anno e mezzo di pandemia che lei non ha vissuto nella sua amministrazione, ma che noi stiamo vivendo oggi e che la viviamo sulla pelle di tutti, di imprenditori, commercianti, artigiani, disabili, questo stiamo vivendo noi in questa amministrazione. Lei ha avuto per poter programmare, io di egregio non ricordo niente, e nella città non è rimasto niente di quella programmazione di cui lei parla. Questo glielo posso dare atto, di questo possiamo dare atto, che della programmazione passata oggi non se ne vede niente. Progetti nel cassetto non ne avete lasciate, perché altrimenti
sarebbero andati a compilazione della progettazione esecutiva di cui tanti enti ce ne chiedono. Beh, insomma, Luigi Di Dio dice: Sandra Bennici ha fatto parte di amministrazioni che hanno portato la città lì dove adesso si trova. Sandra, mi sa che la risposta purtroppo la devi comunque dare, anche se vorrei passare ad un altro argomento, però vi rimpallate, diciamo così, gli interventi e allora ti tocca la replica. No, ti tocca, già aveva parlato, Franco. Sì, però dico, insomma, visto che gli hai detto che il risultato di quello che è sotto gli occhi di tutti oggi, no, è frutto di questa amministrazione. La nostra programmazione si vedrà negli anni futuri, non si potrà vedere oggi. Vabbè. Sandra, possiamo... scusa, posso dire una cosa, però non è una cattiveria. Ma qual è la programmazione futura? Dobbiamo perdere ancora fondi? Finora. Non è una cattiveria, però è un dato. Perché ad oggi l'unico dato reale è i fondi che sono stati persi. Andiamo avanti? Sì, e forse è meglio. Quali soldi sono stati persi? Sandra, quali soldi sono stati persi? Ti chiede Luigi Di Dio. Scusami, non ti ho sentito. Scusate un attimo. No, dico, Luigi Di Dio ti chiede quali soldi, quali fondi sono stati persi. Come? Mi vado a chiedere agli Valliardi. Vi vado a chiedere a Livagliardi quello che è stato perso. Scusate, non è che devo essere io che ve lo devo dire, Luigi. Dai. Se lei parla che noi abbiamo perso i soldi, ci dica quali. Se ne ha conoscenza. A Livagliardi io devo chiederlo. I soldi che sono stati persi. Io non ho niente da chiedere. Di soldi. Se lei fa un'affermazione, dia conseguenza all'affermazione che fa. Vabbè, andiamo avanti, perché sennò l'elenco dei finanziamenti che sono stati persi in questi due anni sono costretto a farlo io. E voglio evitare, sennò Luigi poi dice... Anch'io sono stata elegante, non lo voglio dire, Franco, non è che io non le conosco. Vabbè, però... Non lo voglio dire, Non lo vuoi dire, allora andiamo avanti perché voglio sapere cosa pensate di questa vicenda che riguarda la discarica di Timpazzo, che è stata individuata dalla Regione Siciliana come pattumiera della Sicilia. E tra l'altro il sindaco ieri ha fatto un comunicato stampa molto molto pesante, perché si è quasi sentito da solo contro tutti in questa battaglia. Volevo capire da Luigi Di Dio, che rappresenta Gela un partito, Forza Italia, che è partito di governo a Palermo e quindi alla regione, se diciamo così dissente almeno dal fatto che il suo sindaco, quello che sostiene con la sua maggioranza, si sente un po' da solo in questa battaglia, che è stata quella di evitare l'allargamento di Timpazzo e far diventare Gela pattumiera di Sicilia. Luigi, è davvero così solo il sindaco? Ma io non credo che il sindaco sia solo né nei confronti dell'SRR, perché poi io non ero presente al tavolo e quindi non so gli altri sindaci, se i sindaci cosa abbiano detto, cosa non abbiano detto. Io non ero al tavolo, quindi prendo per buono quanto dice il sindaco conosco anche gli altri, credo che tutti stanno cercando di evitare che Gela, il nostro territorio, comunque l'SRR, diventa la passioniera della Sicilia. C'è un'emergenza siciliana, noi ci auguriamo che la programmazione di questi benedetti rifiuti a livello regionale prenda una piega e una soluzione che sia di programmazione per sempre e non si rincorra dopo 20 anni sempre alle solite emergenze di allargamento delle discariche, perché questo non è inammissibile, non è ammissibile a nessuno, né quantomeno alla Regione Siciliana. La Regione Siciliana deve attuare un piano strategico dei rifiuti che non può essere solo l'allargamento delle discariche. Quindi il ciclo virtuoso dei rifiuti va completato nella Regione Siciliana, non va continuamente spostato allargando le discariche, e questo credo che tutta la politica... E quindi Forza Italia di Gela come intende supportare il sindaco Greco su questa battaglia che il sindaco si sta intestando contro la regione e contro anche in parte gli sindaci dell'SRR? Franco, noi non abbiamo battaglie contro la regione, noi dobbiamo far comprendere alla regione che Gela non può ricevere i rifiuti di tutta la Sicilia. Se c'è un'emergenza da gestire per qualche mese, l'ha detto pure il sindaco, perché le emergenze, comunque un presidente della regione deve gestire le emergenze, e ci possono anche stare le emergenze. Si
che diventa normalità, non siamo d'accordo. Che la normalità diventa che tutti i rifiuti della Sicilia vengono a Gela, su questo non siamo d'accordo. Che poi ci possa essere un'emergenza da gestire e allora è una disponibilità a, ad accogliere per un periodo preciso dei rifiuti perché ci sono delle emergenze, però queste emergenze il governo regionale deve intavolare una programmazione che riveda il piano strategico. Vabbè, però nel frattempo, mentre voi non siete d'accordo, qua già stanno scaricando Lampedusa, Linosa, no, Ragusa e quant'altro. Noi abbiamo detto mentre voi non siete d'accordo, qua si scarica intanto. Noi non possiamo affossare la Sicilia, non siamo per affossare la Sicilia, né tantomeno per lasciare gli altre città nei cumuli di immondizia. Il sistema di solidarietà ha funzionato nei nostri confronti quando noi stavamo in rifiuto a Siculiana, Franco, e non penso che oggi se ne abbiamo possibilità di dare solidarietà agli altri. Poi c'è un'altra cosa, che la regione siciliana nel frattempo si deve dotare concretamente di un piano rifiuti che possa accogliere, modificare, trasformare nel ciclo vizioso, nel ciclo virtuoso dei rifiuti quanti rifiuti possibili. Questo è quello che noi individuiamo. Sandra, su questo argomento? E allora, sul documento del sindaco voglio di fare ieri? Una piccola premessa, lo dico a me stessa e lo ricordo a me stessa che la posizione del discarica di Timpasso è una posizione molto particolare perché c'è un vincolo in quell'area e il vincolo è dovuto al fatto che nel sottosuolo abbiamo delle falde acquifere e poiché sappiamo benissimo, o meglio, mi sono documentata in tal senso perché è giusto documentarsi, che i rifiuti determinano un percolato, che è il liquido che scende e che può e che va nel sottosuolo e che può arrivare naturalmente in queste falde acquifere determinando un inquinamento ambientale terribile. Bene, secondo me Gela è nata sotto una cattiva stella, perché l'inquinamento ambientale ancora non ne siamo manco usciti, perché la famosa bonifica che dovrebbe realizzare l'ENI e che dovrebbe riportare tutto come era prima, ma soprattutto cercare anche di andare a bonificare quelle aree interessate, ancora siamo in attesa che possano verificarsi. Oltretutto noi ad oggi abbiamo un dato che è certo, che ci ammaliamo di tumore. E questo è. E non mi interessa quello che qualche tempo fa durante un monotematico disse un dirigente dell'ENI, che non c'è nessuna sentenza che attribuisca il nesso di causa dell'inquinamento rispetto alle patologie. No, anzi, forse è colpa del tabagismo, no, addirittura disse. Ti ricordi? Come? Bene. Io ricordo bene. Fui solo io che dissi questo e lo ribadisco. Il problema è che voi consiglieri comunali, però perdonami Sandro, lo dico anche a te oltre che a Luigi, voi consiglieri comunali presenti in quel consiglio comunale non avete detto nulla a quel dirigente di ENI che disse queste cose. Perché bisognava alzarsi tutti in piedi e fare una serrata seria, quella sì, quella sì. Lucio Greco, perché Lucio Greco prima di diventare sindaco aveva come cavallo di battaglia quello di andare contro l'ENI. Lucio diventa sindaco e diventa l'ENI il suo assessore fantasma. Questo andiamo a oltre perché stiamo parlando di altro, giusto? Bene, non c'è soltanto una connessione per quanto riguarda le patologie tumorali, ma c'è anche una connessione con le patologie neurovegetative. Ciò significa che tutte queste patologie di Alzheimer così di gente così giovane, di per me è tutto, ma per me ci sono degli studi epidemiologici che dicono che è la causa è l'inquinamento. Bene, ma non è sufficiente l'inquinamento che ci ha determinato l'ENI. Oggi dobbiamo fare i conti col fatto che vogliono far diventare Timpasso la discarica, la pattumiera della Sicilia. Dice la regione ha un'emergenza e in questa emergenza la regione cosa dice?
procediamo ad un ampliamento della discarica e da 450 tonnellate al giorno lo passiamo a 950 tonnellate. In più, siccome ci sono delle prescrizioni che sono state stabilite nel 2013, delle prescrizioni ambientali che non sono state ancora attuate per l'ampliamento fatto dell'Astra Vasca, va bene, ne faremo tra 6 mesi. Intanto facciamola diventare pattumiera. Però qui il problema è un altro, che il sindaco fa un comunicato dove dice: io anche se sono da solo vado contro tutti e contro tutto e tutti, e soprattutto contro il presidente. Però Franco, sai cosa mi chiedo? Mm-hmm. Oggi già è tutto fatto. Oggi lui dice, era quello che dicevo prima, Luigi di Dio, uno dice vabbè non saremo d'accordo, ma intanto mi sa che a Palermo hanno deciso e c'è poco da posso? Mi da faccio incontrare? Se mi permetti. Come? No, dico, posso completare? Certo, no, okay. Stavo aggiungendo che appunto per quello. Che quindi... Mamma mia, che consiglieri comunali, sembrate punti dalle api, cioè uno non può manco interrompervi un attimo, ma dico, calmatevi un attimo, datevi una calmata tutti e due, mi sembrate veramente punti dalle api, che non vi si può interrompere che l'uno e l'altro siete... Mamma mia. No, scusatemi voi, la prossima volta vi do il microfono, me ne vado, se vi siete abituati così e vi fate la trasmissione da solo, se non vi si può interrompere. Comunque, andiamo avanti. Andiamo avanti, Sandra. Ma non volevo. No, ma siccome già Luigi Di Dio appena ho semplicemente aggiunto che i vigili urbani dipendono dal comune, è sembrato che gli avessi dato una bastonata in testa e si è arrabbiato chissà come. Adesso solo per dire che proprio perché a Palermo hanno già deciso, noi ancora qua parliamo di no, non siamo d'accordo, forse faremo, forse non faremo. A Palermo hanno deciso, qua già stanno scaricando da mezza Sicilia e noi ancora parliamo di ah no, forse non ci troveremo più d'accordo, domani potremmo... Domani è già troppo tardi, perché ieri hanno già deciso. Franco, sì, io voglio dire proprio questo. Sì. E il sindaco fa questo comunicato? Ma mi sembra un po' tardi. Oltretutto, io vorrei dire che l'assessore di competenza regionale è Baglieri, ma è UDC. Ma mi pare che l'UDC è in giunta, nella giunta di Lucio Greco. Quindi, cosa vuol dire? Che praticamente Lucio non è, scusami, il sindaco non è stato messo a conoscenza nemmeno da chi è nella sua giunta che si stava procedendo a fare questo nei confronti della città? Strano, molto strano. Quindi io a un certo punto direi, ma io questa lotta, questa protesta, la devo fare nei confronti di chi? Dell'assessore regionale di cui io ho riferimenti da me? Uno. Due. Lui dice che nel SSR non è stato preso in considerazione perché oltretutto lui non fa parte del CDA. Ma non dimentichiamo che il sindaco fa parte dell'assemblea. E mi pare che in assemblea lui ha la maggioranza e determinate decisioni mi pare che vengono il consiglio d'amministrazione, non mi pare che sia un atto che non debba presentare in assemblea. Quindi che fa? Il sindaco, nemmeno quando è andato a cena con gli altri sindaci, lo hanno reso edotto su quello che stava succedendo? Quindi la protesta oggi è fatta perché? Perché ormai è tutto fatto e non possiamo fare altro che dire vabbè, l'hanno fatto e io protesto. Ma cosa devo protestare se già stanno venendo a scaricare? Quindi il comportamento mi sembra un comportamento ambiguo, perché altrimenti se lui è conseguenziale a quello che ha detto, immediatamente, e io sono con lui, pur essendo forza di governo regionale, ma quando si parla, ritorno a dire, della salute della città, non ci sono colori politici, si parla dell'interesse della città. Noi andiamo a Timbasso, ci barrichiamo lì e non facciamo scaricare nessuno e vediamo quello che succede, perché facciamo come Catena de Luca, cerchiamo di utilizzare delle azioni forti, che sono così. Cerchiamo di capire se la regione può
lo stesso venire a scaricare, perché altrimenti mi sembra un po' gioco delle parti. No, perché la regione, quando c'è da fare iniziare i lavori del porto rifugio, praticamente tutti i problemi del mondo li mette davanti e noi siamo qui ad aspettare ancora che inizino questi lavori. Quando c'è da allargare la discarica di Timpazzo, di notte e notte, senza neanche forse avvisare il nostro sindaco, che davvero dovrebbe andarsi lui ad incatenare a Palazzo d'Orlean, a Palermo, oppure davanti alla discarica di Timpazzo, per fare seriamente una protesta che si faccia sentire in tutta Italia. Perché se è vero, come dice il sindaco, che questo allargamento l'hanno fatto a sua insaputa, ma che ci sta a fare ancora lì a fare comunicati stampa? I comunicati stampa? I comunicati stampa? Luigi di Dio, dobbiamo ancora aspettare cosa per protestare o per dire non siamo d'accordo? Guarda che è già da 10 giorni che hanno allargato la discarica e da 10 giorni che fanno scaricare tutti i comuni della Sicilia qui a Gela. Cosa dobbiamo aspettare? Chi dobbiamo aspettare? Noi non ce l'abbiamo la possibilità di diventare la pattumiera della Sicilia. Lo siamo stati pattumiera d'Italia per 50 anni e ci hanno fatto pagare la benzina ai gelesi lo stesso prezzo che la pagavano a Vittoria, mentre noi dovevamo beccarci i fumi della produzione della benzina. Solo perché ci davano qualche stipendio o solo perché ci davano qualche posto di lavoro. E ancora oggi dobbiamo fare che cosa? Aspettare cosa? Aspettare niente. Aspettare niente. Questo popolo è stanco di aspettare e di non avere mai risposte e di essere sempre bastonato e vessato. Detto questo, visto che non vi arrabbiate voi o vi arrabbiate voi, mi arrabbio pure io. E vi voglio fare l'ultima domanda prima di andare a concludere, anche perché c'è Italia-Svizzera che incombe e il mio regista, che mi permette spesso di chiudere in ritardo, stasera non me lo permetterà, secondo me, perché già me l'ha detto prima, deve andarsi a vedere la partita. Agricoltura, Sandra, che è uno dei punti cardine di questa città nel momento in cui abbiamo abdicato all'industria, cioè è il settore che dà più posti di lavoro e dà più produzione sicura, eppure voi avete fatto delle rimostranze al sindaco su questo settore, che è comunque un settore da salvaguardare oltre che un settore in crisi, e le risposte quali sono state? Nessuna. Gli agricoltori non hanno avuto nessuna risposta, perché nella mia ultima nell'interrogazione presentata io ho chiesto all'amministrazione come intendeva intervenire questa amministrazione per dare agli agricoltori la possibilità di irrigare le proprie coltivazioni, perché con l'acqua che gli stava, che il consorzio gli stava erogando, potevano irrigare le proprie colture solo per 20 giorni, massimo un mese, dopodiché l'agricoltura è al collasso. Ad oggi gli agricoltori non hanno avuto nessuna notizia. Abbiamo presentato una mozione a mia firma, in questa mozione noi abbiamo presentato quale può essere la soluzione, ho raccolto le dimostranze di diversi agricoltori, i quali mi hanno spiegato che è sufficiente attivare il depuratore utilizzando le acque reflue e con una spesa di, mi pare, 100.000 euro, perché la tubatura già esiste, si può dare respiro all'agricoltura gelese utilizzando queste acque. Bene, è tutto pronto, manca soltanto che il governo regionale dia seguito, ma il sindaco, anziché fare il paladino di situazioni in cui non c'è più, ad oggi non lo so, è un paladino, è come quello che va a lottare contro i monoventi, non mi viene il termine, come si chiamava? Don Chisciotte, per caso? Don Chisciotte, scusami, ho avuto un momento di amnesia. Succede, capito. Mi sembra un po' un Don Chisciotte che va a lottare contro i muri nel venti, ma quando c'è di fare qualcosa veramente di concreto per la sua città, non lo fa. Perché ad oggi una cosa gli agricoltori gliel'hanno chiesta. Ci sono state diverse riunioni. Sindaco, ci deve fare avere l'acqua. Bene, l'acqua non è arrivata. E ancora io voglio capire quando arriverà. L'agricoltura è al collasso. Al collasso. E mi permetti, Franco, anziché andare a trovare i soldi sempre e solo per i famosi incarichi, perché questa amministrazione passerà alla storia per l'amministrazione degli incarichi, perché
ogni occasione buona per conferire incariche, non ultimo quello dell'avvocato D'Aleo, che ad oggi non si è concretizzato perché stanno cercando i soldi. Ma i soldi perché non li cerca per andare a dare sollievo agli agricoltori, visto che ci vuole una spesa da affrontare per far sì che questi tubi possano portare l'acqua alle coltivazioni. Anziché andare, facciamo rispondere però anche Luigi Di Dio, Sandra, su questo argomento, che è un altro argomento sensibile e molto molto importante, perché ripeto riguarda un settore, quello dell'agricoltura, che a Gela potrebbe già da solo essere, come dire, settore trainante per l'economia della città. Luigi. Sandro, ci sono, è un tema, quello dell'agricoltura è un tema di sofferenza sicuramente per i nostri coltivatori, anche per tutta l'imprenditoria agricola, quindi io questo è un tema che ci sta a cuore a tutti, perché tutti abbiamo amici, familiari che vivono questo dramma di queste imprese, quindi nessuno non ne farei né anche sindaco in tutti i tavoli istituzionali, io sono testimone insieme alla Commissione Sviluppo Economico, insieme agli assessori, in tutti i tavoli si sta cercando di sbloccare tutte quelle iniziative atte possibili a dare dignità ai nostri lavoratori agricoli. Poi che la consigliera Bennici durante la sua amministrazione ci ha lasciato tutto perfetto e ora noi l'abbiamo rotto, che non funziona più niente con la nostra amministrazione e che non ci interessiamo e non ci interessano i problemi né degli agricoltori e quelli della discarica, lo apprendo qui, oggi lo apprendo, perché la consigliera tutti i problemi naturalmente non soltanto non li risolve il sindaco Greco con la sua amministrazione, ma li crea pure, perché laddove la competenza è regionale e il consigliere Bennici ha i suoi referenti regionali, il problema comunque rimane sempre Lucio Greco, rimane per la discarica e lei in giunta regionale, rimane per l'agricoltura, laddove le dighe e tutti i problemi sono tutti di competenza regionale, e il problema è sempre il sindaco, perché il sindaco non riesce a gridare. Io mi ricordo che probabilmente questo sindaco grida troppo probabilmente sulla sensibilità di queste cose. Allora cosa facciamo? Noi continuiamo a lavorare e speriamo di lasciare una città migliore di quella che abbiamo trovato, Franco. I problemi ci sono, continuano a essere, vanno affrontate nelle sedi opportune, nelle sedi istituzionali di competenza, nell'assessorato regionale all'agricoltura, nell'assessorato regionale alle dighe, alle acque, all'energia, laddove ci sono le competenze. Lo stiamo facendo, probabilmente la consigliera Bennici ha una ricetta migliore, probabilmente in futuro, quando la città la voterà a governare questa città, dimostrerà di saper far meglio. Più di questo io, Franco, noi siamo vicini al dramma degli agricoltori, stiamo lavorando tutti i giorni per trovare le soluzioni che ci sono... situazioni che abbiamo trovato in questa città da 20 anni, forse 30 anni. Il problema delle dighe non l'ha creato Lucio Greco, non l'ha creato Luigi Di Dio, manco Franco Gallo, e penso neanche Sandra Bennici, risalgono a cose molto più vecchie. Non c'è riuscita lei quando era in amministrazione, noi speriamo di riuscirci nell'arco dei 5 anni. Noi pensiamo che nell'arco dei 5 anni di lasciare qualcosa di più. Speriamo, dai ragazzi. Devo chiudere e devo ancora salutare un sacco di gente, per cui ringrazio Sandra Bennici e Luigi Di Dio per essere stati con noi in questa seconda parte di trasmissione della puntata di metà settimana di Lo Dico la Radio. Grazie Sandra, grazie Luigi, continuate se possibile a lavorare per questa città e non aspettiamo che dall'alto ci facciano calare decisioni che sono poi irreparabili. Non l'abbiamo mai fatto, Franco, non l'abbiamo mai fatto. Franco, io mi sono messo a disposizione con il sindaco in più occasioni dicendo di sono pronta con i miei riferimenti regionali che hanno dato sempre apertura a dare il mio contributo, ma ritorno a dire, il sindaco non dialoga con l'opposizione, solo per partito preso, perché siamo l'opposizione. Grazie ai miei due ospiti, devo andare a salutare tanti amici, intanto devo scusarmi con i moltissimi, tantissimi,
che hanno postato tanti messaggi, tante domande, tante considerazioni. Stasera siete stati davvero molti, molti di più delle altre volte, ma io purtroppo, proprio perché eravate così tanti, non sarei riuscito a leggervi tutti, perché sennò avrei dovuto fare qualche mancanza nei confronti di qualcuno, non sarebbe stato giusto, e per cui... Tra l'altro i messaggi sono tutti sullo streaming live, quindi pubblicamente visibili, chiunque li può andare a leggere. Vi ringrazio davvero per questo. E a proposito di ringraziamenti, devo velocemente andare a ringraziare coloro che hanno messo i like, mi piace, i cuori, gli abbracci alla nostra trasmissione. E allora grazie, lo faccio tutto d'un fiato, a Peppe Tandurella, Massimiliano Giorrannello, Luca Bognanni, Crocifisso Smorta, Luca Callea, Emanuela Grazia Nicosia, Daniele Manichino, Emanuele Faraci, Alessio Candiano, Eugenio Catania, Fabrizio Lisciandra, Toni Romano, Marco Maniglia, Maria Grazia Incardona, Luigi Scudera, Gaetano Casciana, Paolo Scicolone, Orazio Mili, Angelo Carfia, Enzo Nicosia, Antonio Tonio Scialfa, Orazio Caiola, Vincenzo Pisano, Gianfranco Alessi, Giuseppe Russello, Giuseppe Blanco, Sicilia Nanter, Roberta Gallo, Ignazio Giudice, al quale va, perdonatemi se faccio un piccolo inciso, un grandissimo, fortissimo abbraccio, e insomma, che possa tornare immediatamente, ma so già che lo fa immediatamente in trincea, come è abituato a fare, guerriero qual è. Ciao Ignazio, grazie per essere con noi, grazie per il like, e grazie ancora a maestro Giovanni Iudice, a Marco Maniglia, a Salvo Marino, a Davide Ferrara, ad Angelo Carfì, a Cristian Gallo, il mio cugino, Cristian Gallo da Ragusa, a Miriam Nicastro, Roberta Gallo l'abbiamo salutata, Maria Grazia Incardona, Salvatore Brigadeci, Nino Romano, il grande Totò Galanti, e credo che abbiamo completato, sì, direi proprio di sì, anzi no, ce ne sono ancora un paio, Giusy Iacona e Maria Susanne. Grazie, grazie davvero a tutti. Replica di questa puntata di Lo Dico alla Radio domani mattina intorno alle 7:10 circa sui 100 e 300, 103 e 8 di Radio Gela Express. Noi torniamo in diretta e ci risentiamo e rivediamo, visto che siamo anche in video su Facebook, lunedì prossimo con la puntata di inizio settimana prossima. Da Franco Gallo è tutto, grazie al nostro Enzo Cusumano, a voi una buona serata. Lo Dico alla Radio, in onda su tutta la piattaforma mediatica di Radio Gela Express, in FM sull'app, in video sul sito web e sulle pagine social Radio Gela Express. Lo Dico alla Radio, approfondimento socio-politico-culturale sui fatti più importanti del nostro territorio, raccontati da opinionisti e amministratori a confronto. Lo Dico alla Radio, in diretta il lunedì e il mercoledì alle 18:30, in replica il martedì e il giovedì mattina alle 7:30. Lo Dico alla Radio, 13ª edizione. GB Food and Drink. Io ho scelto GB. GB è rosticceria del gusto mediterraneo. Io mi servo solo da GB. GB è enoteca. GB buono come da noi. GB, strada statale 115 Gela Licata, sul web e su tutti i social. Puccio Impianti. www.puccioimpianti.com. Oggi il digitale è a pieno servizio della chirurgia odontoiatrica. Attraverso l'utilizzo di scanner intraorali e di CBCT è possibile pianificare tutto il trattamento chirurgico, dall'inserimento degli impianti alla protesi dopo. Risultati ed efficienza assoluta. Ambulatori odontoiatrici Pepe, a Gela in via Ivrea 4, sul web e su tutti i social. PLM Engineering Group SRL, Experience, where we are, Communication, Flexibility. La PLM Engineering Group SRL è presente in tutto il mondo. Fornisce un servizio attento e dettagliato nell'ambito della costruzione e manutenzione meccanica ed elettrostrumentale, e operativamente attiva in raffinerie, impianti petrolchimici, trattamento fumi, opifici industriali, impianti di cogenerazione, aeroporti. PLM Engineering Group SRL, manutenzioni impianti industriali, costruzioni skids, prefabbricazioni e montaggi. PLM Engineering Group SRL, la risorsa umana è il nostro background. Presenti sui social, LinkedIn, Facebook e Twitter. Sede legale a Milano, in via Tommaso Gulli 36. Sede amministrativa a Gela, in via Pozzillo 105. Sarto Assicurazioni, il punto di riferimento di due grandi compagnie assicurative, Allianz Assicurazioni e Aviva Assicurazioni. L'agenzia Sarto Assicurazioni si distingue per la capacità di offrire soluzioni personalizzate e su misura, dalla RC Auto alla responsabilità civile per professionisti. Sarto Assicurazioni,
un'agenzia affermata e distinta nel settore assicurativo, finanziario e della sicurezza. Si trova a Gela in via Generale Cascino 68 e a Licata in corso Roma 20. Su Facebook Sarto Assicurazioni. La RSA Caposoprano è una struttura di ricovero che garantisce un'assistenza sanitaria integrata di alto livello tutelare e alberghiera. La missione della RSA Caposoprano è la centralità del paziente, la cura e la professionalità dei sanitari. La RSA Caposoprano è una struttura accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Regionale, destinata ad accogliere chi ha superato un episodio acuto, ha la necessità di riabilitazione psicofisica, assicurando una continuità assistenziale. La RSA Caposoprano è specializzata nella riabilitazione dei pazienti post-Covid-19. RSA Caposoprano, via Palazzi 217, Gela.